pomeriggio, amici videospettatori, e buon pomeriggio, maestro! Eccoci qua. Che bello essere Mamma qui. Mamma mia. All together. Che sì. Bello essere qua. Sono contento. Non solo sono contento, ma io te l'avevo già detto e lo ribadisco qui, certo, online davanti al mio e al tuo pubblico. Vai. Questo momento, questa situazione, questo gameplay sarebbe stato questa settimana, la domenica, il sì, mio premio. Voi siete il mio premio. Sì. Io ho appena finito di girare un video che probabilmente durerà 1 ora e 20, in questo momento è in montaggio, ok? E voi siete il mio premio. Io ho detto adesso mi siedo e mi godo questo streaming con il mio amico fratello padre maestro Sabaku, e si gode, quindi benvenuti a tutti. Ragazzi, che in chat al posto delle dick pic ci mandiamo il conteggio caratteri dei nostri testi. È vero, non stiamo scherzando. No, è vero. È realmente così. Ci siamo mandati ieri sera, se non mi ricordo male, il conteggio caratteri dei nostri copioni. E ieri tu hai superato addirittura quello che avevo io, quindi bella. Vabbè, ma lì, perché proprio alla grande. Il mio non è stata un'analisi di un trailer, bensì di uno dei casi più incasinati della storia dell'industria, quindi non ti preoccupare. Sì, e su questo ragione. Appunto siamo appunto fratelli. No, ma si gode. Ora, noi ci siamo trovati proprio. Del tutto sincera per cominciare, visto che sono qui anche per questo. Avendo tu affrontato un evento del genere, che sarà bene o male quello che affronterò io quando arriverà finalmente questo Oh! Elden Ring! Esatto! Hai bisogno di un refresh mentale oppure ti trovi a tuo agio e sai bene o male tutto quello in cui ci siamo ritrovati e lasciati? No, sono abbastanza sereno, anche perché appunto devi sapere che per me Dark Souls sta essendo veramente un'esperienza ludica bellissima, che al di là del valore di intrattenimento, quindi io ottimo, assolutamente ricordo tutto come se fosse finito 10 minuti fa. Bellissimo. Siamo nella città di Petillondo, siamo sul tetto, abbiamo il nostro stregone sigillatore con il pugnalino piccolo in mano, sì, che non è un pugnale difensivo, guarda, mamma mia, ho messo pausa lì, non ti preoccupare. Let's go, c'era il Pokémon Direct, ho fatto il video, ho tolto la pausa, eccomi qua. Meraviglia, stupendo. Quindi abbiamo scoperto che, intanto magari mandiamo anche proprio il gioco in assolutamente, in play. Io prima che tu faccia introduzioni varie ti introduco che tra questa live e la scorsa c'è stato uno dei miei, questo lo sai già, te l'ho detto in privato perché hanno fatto delle clip ai freebooter buoni. Ti ho detto di non guardare perché sarebbero state spoiler. Sì, non l'ho guardata. Esatto. Ho fatto un piccolo extra, quindi nella prima parte in cui esplorerai New Londo io sarò a osservarti in full screen. Poi ci raggiungeremo una volta che... Ok. Anche perché appunto, piccolo reminder, anche per la chat... Non ci si può evocare. Non ci si può evocare, esattamente. Infatti, per me è diciamo abbastanza scontato questo. Yes. Faccio però questa introduzione proprio... Intanto mi scrivono in chat, mi fa troppo ridere, e ti faccio questa battuta perché so che puoi capirla. Quick resume Sidonia, esatto. Fatto proprio quick sì, è vero. New gen. Next gen Sidonia. Allora, ci siamo fermati nella città di Petillondo, in realtà, con la convinzione di aver capito una cosa molto importante. E poi, insomma, non so se sarà così davvero, però sembrerebbe esserlo. New Londo sembra, o Petillondo che dir si voglia, dimmi tu come preferisci che io la chiami, però la chiami New Londo, quindi ormai mi sto abituando a chiamarla New Londo. In realtà è giusto sia New che Petit, perché dal giapponese è sia una versione piccola che credo successiva, sarà da controllare nella descrizione originale a livello cronologico New Londo come si pone, però in teoria sicuramente dovrebbe essere successiva. Comunque chiamala tranquillamente Petit senza problemi. Ok, vabbè, comunque Petillondo, New Londo, che dir si voglia, è una città che mi ricorda molto Ishval di Fullmetal Alchemist, nel senso che è il luogo nel quale sono stati sigillati 4 re, ok? Sì. Che sono stati definiti come i maestri degli spiriti oscuri, quindi attenzione. Esatto. Questi spiriti oscuri a loro volta sembrano essere la corruzione massima del nucleo dell'essere umano, ok? Sono gli invasori, perlomeno non sembrano esserlo. No, sono non sembrano essere gli invasori. Non sembrano essere gli invasori. E la città è stata sacrificata, ok? Sì. È stata sacrificata per fermarli. Per
per fermarli e per sigillarli. E l'oscurità, quindi sigillata qui dentro, potrebbe essere proprio l'ammasso di spiriti oscuri generato, comunque governato da questi re. Quindi questo ci apre a più opzioni, non tanto diverse ma parallele. La prima è che questi re, come vi spiegavo l'altra volta, siano stati innanzitutto declassati da re, in quanto a noi sembra di capire che Lord Gwyn abbia regnato. Se c'è un regnatore, ok, un regnante su Lordran, questo deve essere Lord Gwyn, anche solo per il fatto che ha un esercito, una forza militare, quindi insomma io penso che Lord Gwyn sia abbastanza qualificato per essere stato il Lord di Lordran. E quindi, ok, benissimo, questi re potrebbero essere stati declassati, anche perché Lordran alla fine, lo abbiamo detto, non è il mondo dei morti, è semplicemente un posto che evidentemente deve aver avuto qualche interesse per Lord Gwyn. Magari è il luogo nel quale è possibile spezzare la maledizione dei non morti, per tutto il cazzo che abbiamo detto della volontà di Lord Gwyn o del razzismo insito nel personaggio di essere non morso, ma non morto, perdonatemi, ma comunque allontanare la non morte. Beh, su questo posso inserirmi e darti un certo input che puoi prendere tra virgolette come dato di fatto, ma in realtà ti consiglio a livello proprio di empatia di viverla come suggerimento emotivo di quello che è la storia, ossia proprio parlo di emozione più che di concretezza, perché è un istinto che tu stai tirando fuori analizzando il carattere, quello che potrebbe essere il ruolo di Gwyn in questa storia e del perché sia in Lordran che ha in qualche modo eretto il suo trono, il suo regno, il suo dominio sugli uomini, chiamiamolo così, visto che questo è accaduto bene o male, in base a quello che è Anor'londo sopra, sotto, a destra e a sinistra. Ora, si potrebbe presumere che il motivo per il quale Lordran sia la sua scelta, sia l'epicentro di questo evento, di tutto quello che stiamo discutendo, è perché è qui, o comunque nelle profondità di questa terra, che si è acceso il fuoco. E quindi dalla sua base lui ha trovato l'anima insieme ai suoi fratelli, mettiamola così, per quanto non lo siano. Ed è tutto stato eretto da qui. L'epicentro del fuoco. Esatto, l'epicentro del fuoco. Certo, potrebbe starci effettivamente, ha senso. E quindi i re magari hanno cercato di colmare questo gap, no? Ormai di potere proprio nei confronti di Gwyn, con esperimenti, riti, il cazzo che vogliamo. I riti sappiamo che esistono, perché ne cercavano i ragazzacci di Thorolund uno da recuperare da Girandola, quindi direi che esistono dei riti che possono cambiare cose, creare cose, aumentare il fuoco, diminuire il fuoco, magari creare chimere, perché non ne può esistere uno per creare gli spiriti oscuri, ok? E magari con una bella armata di spiriti oscuri risalire Lordran, visto che tutto sembra una risalita qui, no? I demoni vogliono risalire, e allora magari anche loro vogliono risalire, tutti vogliono risalire a sta cazzo di Anor'londo, allora ok, benissimo, lo facciamo con la nostra armata di spiriti oscuri, questa è l'idea che mi sono fatto. Ma no, arrivano gli amici con le fiamme di Olasil e vanno a di Olasil, dico, per dire, perché le abbiamo viste blu dietro. Tranquillo, vai libero. Ecco, e allora fantastico, abbiamo la possibilità di sigillare questi re e fermare la pazzia della diffusione degli spiriti oscuri. Però arrivo al dunque, e arrivo alla seconda parte, secondo me più interessante, della teoria, che è una pura teoria basata sulla sensazione, ma le sensazioni mi stanno guidando, le emozioni mi stanno guidando nella lettura del gioco. Se è vero come è vero che su Sif abbiamo creato una narrativa basata unicamente sul suo movimento, sulle sue espressioni, sul suo modo di approcciarsi anche al combattimento. Se tu, amico mio, ok, dovessi venire sacrificato per sigillare un male e tu lo facessi volontariamente, secondo me non ti ripresenteresti nella, forma di spirito a vagare qui con le mani a forma di falce, ok? Tormentato da, per l'eternità. Infatti abbiamo già visto cosa succede alla morte di noi maledetti, diciamo. Quindi, capito? Quindi, premesso che il sacrificio è già di per sé un mezzo diverso di morte rispetto al nostro, ok? Perché questi cristiani poverini diventano degli spettri, sono anche profondamente addolorati. La mamma con in mano il bambino sembra profondamente addolorata. Io credo che questo urla, non sia grida. Io non credo che questo sia un sacrificio che ha solamente un valore dal punto di vista del sigillare l'oscurità e gli spiriti oscuri, ma è un'altra, se vogliamo, delle vicende che sembrano quasi profondamente razziste in Dark Souls. Cioè, andiamo da quelli di Petillondo e li sacrifichiamo.
il luogo scelto potrebbe non essere in base a dove si trova. Stai ragionando in maniera molto Full Metal Alchemistiana. Sì. Capito? Certo. È Petilondo che è il luogo nel quale può essere sigillata lo spirito oscuro, okay? Oppure è stato il focus per poterlo fare altrove. Esatto, chiaro. Capito? Certo. E quindi Petilondo in realtà è il luogo dove si può sacrificare tutto, perché sono dei bastardi esiliati qui, e tanto chi se ne frega se li dobbiamo ammazzare tutti. Se dobbiamo trovare un luogo per sacrificare qualcuno e sigillare lo spirito oscuro, non può essere a Norlondo. A Norlondo ci stanno i fighi. Qui invece ci stanno i pezzenti, e quindi se li sacrifichiamo, bella raga, non, chi se ne frega, ok? Chiaro. Mi ha dato questa impressione. Va okay, bene? Perfetto, bellissimo. Mi è piaciuto molto come in realtà discorso introduttivo, okay. E a maggior ragione ora, con tutto quello che in realtà già superato, hai escluso praticamente il principale pericolo di Petitlondo, ossia tutti quegli spiriti in agguato, hai dinanzi a te la figata di non sapere cosa ti aspetta e di trovarti dinanzi all'inizio dell'esplorazione di questa magione, di questo mausoleo, di quello che può essere questa forse chiesa, edificio, casa comune, non possiamo saperlo. Però tu ora sei libero, esatto, 10, perfetto. Ho messo 10, mi ricordavo... No, ma infatti bene. La compressione è proprio bastarda, altrimenti... Sì, okay, lo è. Riprendiamo l'esplorazione. Mi rileggo, perdonatemi, il dialogo suo. Perché ricordo che fosse interessante, ma... È giusto, fallo. Ecco, il guardiano del sigillo, sì. Beh, io sui 4 re. Ecco, da questo avevamo appreso, sì, del fatto che fossero i maestri degli spettri oscuri. Che poi tra l'altro, pensa, sono ladri di anime, perfetti per uccidere un'armata di Lord Gwyn fidata di anime, no? È chiaro quello a cui vuoi arrivare a intendere. E non solo, posso anche darti un'altra info, stavolta invece non speculativa ma obiettiva, grazie a Tanokami, che mio moderatore e conosce appunto kanji giapponese, ci toglie ogni dubbio. In originale questo luogo si chiama Piccola Londo, quindi Petite per effetto, e... In Occidente, a livello di USA and Company, hanno tradotto con New Londo, perché per definizione è logica, se è una piccola Londo è ovvio che sia successiva. È la nuova Londo. Esatto. Alla Londo vera, certo. La fai dopo, ovviamente. Esatto. Certo, chiaro. Però sì, è la piccola Londo, è la Londo minore, mi viene da dire, no? È l'altro grande aggregato, è l'altro grande centro urbano, ecco, però... meno importante e quindi sacrificabile. Let's go. Ragazzi, non so come dopo 30 ore di scrittura e 5 di registrazione io sia ancora capace di intendere e di volere, ma probabilmente sì. Lo sono ancora. E allora, una Londo diversa. Dark Souls, dai. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Mi spinge a dare il 400%. Allora, qui non c'è più niente da fare. Vero. A parte guardarsi intorno, perché è un buon punto di vista, diciamo. Questo indubbiamente, e vediamo l'ennesimo buco. Sì. Innanzitutto, l'ennesimo buco. È tutta forata sta cazzo di Lordran. E ci deve pure essere un senso. No, cioè, perché cazzo è tutta forata? Beh, fatemi vedere un attimo. Capirai comunque il perché vedi tutti questi crateri, questi fori, queste aperture In questo luogo. Ah, ok. C'è una spiegazione, non è in generale diciamo che comunque Lordran ha, diciamo, tre componenti che possono portare a questi discorsi. Il primo è che ovviamente è stata una delle principali arene della guerra contro i draghi. Il secondo, certo, che appunto abbiamo ambienti molto diversi vicini fra loro, sia per quello che potrebbe concernere essere il concetto di distorsione e di level design, che appunto il fatto di permetterti anche di vedere dove ti trovi e creare qualche bella vista, tra virgolette. Certo. Però anche l'antichità e in qualche modo il suo decadimento dei luoghi che vai a esplorare è un chiaro indizio del fatto che sei qui dopo che è successo già tutto. Non stiamo affrontando la storia di Lordran, stiamo esplorandone il post-credit, diciamo, ecco. Assolutamente, è vero, hai ragione. Noi arriviamo, l'abbiamo detto più volte, la storia è già finita. Sì, esatto. Allora, possiamo riscendere. Non abbiamo triggerato fiamme alcune, perché non sembrano esserci falò, in quanto abbiamo trovato l'anima della guardiana, e dunque gli spettri in teoria non dovrebbero risorgere.
Beh, nulla respawna a meno che non abbiano una meccanica speciale, ovviamente. Però sai, gli spettri sono veramente esseri strani, quindi sì. Boh. Allora, se non mi ricordo male, mi ero lasciato una strada di tutto, qua. Esatto. Una strada di qua, che ce n'era un'altra qui, che si poteva raggiungere saltando. Sì, quindi due strade, una qui con un loot, una... ho sentito... c'è un fantasma. Ah, potrebbero, perché sicuramente non li hai estinti. No. Posso saltare qua, posso andare qua a sinistra e posso andare anche avanti addirittura, cioè di qua. Oh, è un bel sì, sei in un bel labirintino. Non male pensarci, giusto, hai ragione. Ah, ragazzi, vado prima all'esterno. Ok. Perché mi sembra la strada meno... Prego? E vuoi provare... Il saltone, sì. Hai un coraggio di acciaio. Ma sì, perché secondo me è una strada davvero opzionale, molto difficile da vedere, quindi non penso che sia quella del progress. Okay? È comprensibilissimo, assolutamente. Let's go. Bravissimo. Oh no. Esatto. Era inutile. Ho apprezzato enormemente però. Perché è una di quelle cose che è giusto avere come medaglia da Boy Scout. Hai fatto quello che una volta che si fa non si fa mai più, perché è rischiosissimo. Ha dei geodata sgusciosi, diciamo. Ah sì? Sì. Ok, quindi sono stato fortunato. È anche bravo, non solo fortunato, okay. Credimi. Ok. No, non sono maledetto, ragazzi, in realtà. No, è temporaneamente maledetto, ma ancora no, neanche, esatto. Ma non lo faccio, perché finché non appaiono spettri... certo. Ora li hai chiamati, arriverà un'ora. Ma sai, con questo loot potrebbe anche... titanite! Sì. Amico morto con della titanite? Non ti ha aiutato qui, eh? Una di quelle magiche che ti permette di fare, diciamo, le evoluzioni mezzane, no? Divina, fuoco... Sì. C'è uno spettro qua sopra? No. Vabbè, qui il point of view non ci aiuta per niente. Comunque, ovviamente non sono in blind, maestro. Ho fatto questa prova centinaia di volte. Esatto. L'ho visto, però. Guarda subito. Un po' quel mantellino. Okay. Sì, adesso gli facciamo il sexo. Vieni qua. No. Non si prende? Ah, secondo me ce la farai. Eccolo qua. Esatto. Grande. Certo che lavoro ingrato di merda. Questa gente sta soffrendo, io arrivo a ammazzarla, però magari la libero. Ecco, la libero da... Secondo me puoi vederla da questo punto di vista, perché per ora questo è uno dei luoghi più sofferenti che tu abbia mai incrociato, in quanto sacrificato per un bene, si presume per limitare qualcosa di ostile, ma sacrificando non certamente i guerrieri di Gwyn contro i demoni, bensì i popolani, i bambini, e evidentemente forse non necessariamente con il loro consenso. Certo. Allora, non sono più convinto che questa non sia la strada per andare avanti. Mm-hmm. Al contrario, penso che a questo punto... Forse è l'edificio a essere opzionale, sì. Ha senso. Sì, capito. Perché mi sa che secondo me questo qui è un cul-de-sac e ci riporterà di sotto, se ho capito come è fatto sto posto. Vediamo. Vediamo sta strada dove ci porta. Infatti, fai il giro e basta, vero? Ah, aspetta. Ok, sì. Oh, un agguato. Però da parte di chi? Ah, eccoti. Bella. Non male. La Claymore più 10 è la tua migliore amica. Ok. Qui c'è il segno, quindi sono le scale di prima. Ci possiamo buttare. Ma, ragazzi, per sicurezza, perché noi siamo guardinghi, facciamo anche questo. È giusto, anche perché comunque ti trovi in un ambiente un po' particolare, avere dei dubbi è super lecito e non solo, comunque hai visto delle luminescenze anche intorno all'edificio, quindi... Premesso che ci abbiamo quasi sempre trovato dei messaggi, tranne che nell'albero. Vero. L'albero non aveva messaggi, il grande vuoto, diciamo. Vero, ma di solito ormai è facile trovarli e comunque il muro illusorio tende ad avere una forma di indizio come potrebbe essere questo, che non lo è, ma... Sì. Comunque sì, tipo questo, esatto, un arco, una chiusura, insomma, qualcosa che possa nascondere un vero spazio e non una cosa completamente casuale su texture tutte uguali. Sì. Va bene, mio maestro, non c'è più tempo da perdere. Allora, abbiamo di nuovo un biviello? No, non è vero. Qui, magari così quest'angolo? No. Non era male, anche questo.
Ok, ora doppia strada di nuovo. Torre o scale? Ah, allora, mi sa che le scale portano nella parte che ho già veduto accanto a Ingwin, si chiama? Ingward. Ingward, ok. Quindi andrei di qua prima. Oh, fuck. Wow, un ascensore. Un ascensore. Con una leva. E una scala che porta comunque da qualche parte. Oh, shit. Allora, mi fa cambiare continuamente? Sì, sì, lo so, sì, è così. Idea, no. Secondo me, allora, è questo il punto per andare avanti. Proviamo di qua. Si sale adesso, sì. Ingwin, il mago sigillatore delle zone intime, esatto. Oddio, chat, cosa dite? Allora, si può raggiungere il tetto? Interessante. Si può raggiungere quello, quindi è il rollino veterano, attenzione. Sì, quindi questa è la zona luttanza. Un'umanità, okay. Poverino, ha perso l'umanità morendo, ne aveva una. Esatto. E ora qui bisogna fare il saltino, ma cioè di sotto... No, il rollino va fatto dal tetto. Forse è meglio, Però cazzo, è lontano, eh. Secondo me ci muoio. Ti conviene... Allora, sicuramente avessimo, per esempio, l'incantesimo caduta morbida o cose del genere, non avresti problemi. Così ti conviene fullarti e rischiare. Sì. Allora, prima intanto si fa il rollino per andare... Esatto. Veteran roll per fare... Let's go! Perfetto. Ottimo. Poi... Questa dai, era bella. Questa era bella, dai. Non è vero. Qui? Questa era bellina. Però ti avrebbe comunque portato dove sei già stato. Vabbè, però... Però magari avresti proprio le finestre. Oh no, qui si cade di sotto in realtà. Sì, si torna dentro, perché tu sei praticamente davanti alla ciminiera, diciamo, in cui hai utilizzato le scale per raggiungere... Ma che grandissima cazzata, però. È qui? È qui? Quanto, vabbè, sei me in blind run, tranquillo, non ti preoccupare. Esatto. Anello raro del sacrificio, dunque altri collegamenti velchici per caso? Esatto. Ma è proprio lo stesso che avevamo già lottato. Questo anello mistico è stato creato in un rito sacrificale in nome della dea Velka. Ora, cioè, in nome di Velka, la dea del peccato. Ora, piano. Mm-hmm. Essendo un anello che abbiamo già trovato anche fuori da Petilondo, io non credo che si tratti di un anello forgiato durante il grande sacrificio, ma più di un morto che è stato sacrificato, che addirittura è morto dopo, come magari noi potremmo morire qui se fossimo vivi, visitando Petilondo, ok? Cioè, o è un tizio morto dopo visitando Petilondo, o è un tizio sacrificato a Petilondo, ma che aveva già quest'anello. Non credo che il rito abbia generato adesso qui gli anelli. No, infatti... Diciamo che in questo caso puoi considerarlo loot. For reasons non si è rotto nel suo caso, ecco. Perché praticamente era già vuoto, non hai potuto tornare in vita, e l'anello non si è attivato. Ok, adesso, amici pogherini... Bisogna tirar fuori un po' cazzo. Di esatto come misura no, esatto. Allora, secondo me muoio. Sono sincero. Hai esplorato però... così bene comunque che anche se tu morissi hai un indizio in più, la conferma che non puoi farlo e il shortcut aiosa. Esatto. Secondo me muoio. Allora piedi è di troppo piombo. Alto. Aspetta, devo essere perpendicolo. Guardalo, forza. Ci sei quasi. Stai per scivolare. Firenze, vola. Che paura. C'è una porta però lì. Anche. Allora vuol dire che si può raggiungere. Senza cadere. Vuoi provare comunque? Zero umanità e 3000 anime. Non è una cosa così terribile in caso. Però sta a te. Sei qui sul punto di non ritorno di una decisione. Maestro, dammi la mano. esatto. Mi ti fido tengo, di te. Ti tengo forte. Però ti detto di farlo, dammi ti detto che potrebbe valerne la pena. Dammi la mano. Ecco. Oh, shit!
Non sono maledetto. Questa è stata una caduta un po' Demon Soulsiana, nel senso che i danni sono un... Oh, che culo. Ottimo. Aspetta. Sti cazzo di muschi li levo mai, accidenti. A chi cazzo so io? Ma vai a fare in culo, vai. Vuoi un po' di muschio? Mi piacciono le sbarre con il muschio e la merda. Che anello delle maledizioni. Aumenta la resistenza alle maledizioni. Uno dei malfamati anelli commissionati da Sir Arstor di Karim, quindi il nostro vampiro, o meglio. Vabbè, sì, insomma, il nostro pallido. Sì. Nonostante le sinistre voci sulla sua creazione, questo anello è indubbiamente utile, poiché aiuta a prevenire le maledizioni. Allora, potremmo fare un po' di collegamenti adesso. Sappiamo che la dea Velka è legata a Karim, ok? Anche a sì. A Karim. E perché l'assolutore lì era di Karim anche lui. Sì, sì, sì. Altro sappiamo che i sacrifici sono legati a Velka e sappiamo che le maledizioni sono di casa a Karim. Tant'è vero che questo poro stronzo si è premunito con anelli, pietre. Sì. Ok, quindi è stata o lanciata una maledizione. Umani, è un simpaticone. Esatto. O è stata lanciata una maledizione su Karim, ok? Quindi tutta la città è maledetta. O sono state, ok, cioè Karim è stata bersaglio di più di una maledizione, ok? Quindi o è maledetta proprio, è pregna di maledizione, non so come spiegarlo diversamente. Sì, no, quindi ci sta. Nasce nella maledizione, oppure semplicemente veniva spesso maledetta la gente di quella città, di quel paese, di quell'etnia, bla bla bla. Che sia collegato anche agli spiriti oscuri. Cioè, pensiamo un attimo a una cosa. Noi maledicendoci possiamo vibrare alla stessa frequenza di questi fantasmi, ok? Quindi Karim non vuole farlo, non vuole vedere gli spettri, il conte di Karim. In qualche modo, no? E quindi non vuole essere maledetto. Io non credo che Karim sia a questo posto, perché Karim è Karim, ok? No, certo, no, sicuramente no. Però perché c'è qui un anello di resistenza alle maledizioni, se le maledizioni sono il mezzo attraverso il quale è possibile vedere questi spettri? Forse è per quello che è morto. In realtà è metagame, è morto, esatto. Perché non si è maledetto, esatto, abbastanza. Esatto, però per dirti, un dettaglio te lo voglio dare di chicca per quanto concerne la cura per i dettagli di Dark Souls e del loro lavoro. Se tu, putacaso, avessi attaccato l'assolutore Oswald, ovviamente si sarebbe reso aggressivo, avrebbe tirato fuori il suo equipaggiamento di combattimento. Mi avrebbe glucciato questo? Un pugnale difensivo, che è di Karim. Ah. Esatto. Ah, sono quindi, piccole quindi chicchette. Qui, esatto. Quindi qui ci sta venendo la gente di Karim, allora. Abbiamo trovato l'anello di sopra. Questo. Sì. Qui Karim ha qualche interesse a venire qui, a Petilondo. Quale? Ecco, non è esatto, non è una cattiva idea. Dopotutto, forse, per carità, diciamo questo, ti posso... Non ti do risposte, ti do possibili pensieri, perché fondamentalmente se Arstor è un'entità così negativa, o comunque Karim si muove come cultura in un ambiente, diciamo, più che grigio, piuttosto malvagio, perché fa uso di esperimenti assolutamente inumani pur di raggiungere magari una scoperta scientifica della magia, di quello che può essere... qui ci sono i famosi, famigerati, terribili spettri oscuri. Forse era interessante dargli un'occhiata, ecco. No, certo, ma magari gli spettri oscuri possono maledire. O può essere anche questo, esatto. Da cosa nasce il potere della maledizione? Non l'abbiamo mai veramente affrontato, no? Noi non sappiamo che cos'è la maledizione. Espressione di quale potere, di quale forza, di quale divinità? Di Velka? Sì. Sì. Di qualcuno che è fuori dal Pantheon di Gwyn, dei demoni del caos, quali delle forze che abbiamo conosciuto è capace di maledire? Perché la maledizione è una spell un po' strana. Diciamo che nelle varie spell incontrate abbiamo le arti dell'anima, ovvero la scuola di Vinheim, i demoni del caos con la fiamma del caos, la piromanzia che poi degenera nella fiamma del caos, e le maledizioni. E
la magia usata dai tizi di Karim anti-maledizioni fatta col sacrificio. Quindi oh, pensa quante, quante belle cose robe stiamo dicendo. Ok. Abbiamo tante declinazioni diverse, però la maledizione da cosa deriva? Sappiamo che in qualche modo è legata agli arbusti. Se è vero come è vero che il grande albero del grande vuoto è caratterizzato dalla presenza di decine e decine di iguane che maledicono. Sì, la maledizione comunque colpisce come sempre gli umani, quindi... I miracoli, vero, vero, la chat giustamente... Sì, i miracoli, giustamente, i miracoli, certo. È giusto, i miracoli che sembrano... I racconti divini, sì. I miracoli che sembrano invece essere legati alla fede in Lord Gwyn, e fa ridere questo personaggio quindi di Havel, che magari rispetta molto Lord Gwyn, ma allo stesso tempo odia il potere che deriva da lui, non so, è strano, no? Sì, sì. Ammesso che lo rispetti, ovviamente, Lord Gwyn, perché no, insomma, no, ma non ne sono... Per ora, comunque, a livello di analisi e di speculazione su quello che hai trovato e i diversi tipi di potere, è tutto estremamente corretto e affascinante. Poi vedremo cosa... conduce a cosa, però non certo. Siamo neanche poi così lontani, ormai hai fatto una bella esplorazione, diciamo, del piano terra di Lord. Chissà, la butto lì, dico una cazzata, sono sicuro che sia vabbè, una cazzata, ma perché no, scusa? Ma vabbè, magari non limitarti. Il potere delle maledizioni è insito nella vegetazione di Lordran, il che spiegherebbe perché gli alberi ne sono così pregni, e i draghi mancati sono troppo maledetti, cioè... Un serpente mezzo storpio è un drago che non è diventato drago perché è maledetto. Ho capito, in qualche modo. Stai utilizzando la maledizione come una misura di deformità e di un non difetto compiutezza genetico. Esatto. Ok, sì. Beh, anche le iguane sono molto deformi, eh. Ah, beh. La prossima volta, a questo punto che hai tirato fuori questo argomento, ti farò vedere una chicca di queste lucertole iguane, questi camaleonti maledicenti. Havel odia solamente le magie, non i miracoli in toto, ricordo male? Esatto, Havel si difende dalla magia proprio perché, ora, bisogna fermarsi, non puoi sapere esattamente il motivo, però fondamentalmente lui è incredibilmente antagonistico nei confronti dei draghi e della magia, quindi è andato probabilmente nel grande vuoto o ha mandato qualcuno nel grande vuoto sviluppando questo miracolo di protezione contro una caratteristica che forse si lega ai draghi, ossia la magia. Chiarissimo. Ok, allora grazie per aver corretto questa cosa, chat, perché ero convinto che parlasse dei miracoli, invece non era la magia. No, magia. Devo averti perso in quel momento, ma... No, vabbè, ma ci sta. Ma... No. Vabbè, sì, hai fatto il giro. Ma allora non dovevo cascare per forza? No, semplicemente facendo il giro l'hai fatto solo da sopra, sotto non l'hai fatto, ma appunto in realtà hai trovato... Quindi mi ero perso questa strada prima? Semplicemente questa porta, null'altro. Sei stato... Ah, perché ero troppo triggerato da sta merda. Esatto, io. Esattamente. Odia la magica, scrivono in chat, odia a Roma, è laziale, Havel. Okay, è un aquilotto. Allora, ti manca la torre. Sì, perché a questo punto, amici del level design, non c'è nient'altro. E quello? Quello è dove hai trovato la titanetta verde. Ah, giusto. E qui? No, È qui dove hai avuto l'acquato del fantasmino. Ragazzi, la Claymore, se si consumasse, la dovrei riparare veramente ogni 3 secondi con il mio gameplay. No, ma guarda... Ti citerò durante Dark Souls 2 su questa frase. Non capire, cioè non preoccuparti del perché, ma ne riparleremo. Ok. Ho controllato per sicurezza di non aver lasciato nulla, ma sono veramente sicuro di, quindi possiamo andare avanti. Ok, let's go. Nice. Ma si consuma lentamente, ragazzi. Sì, allora, sì, certo. L'ascensore lo attiviamo per ultimo. E tu? È chiusa. Vabbè, è chiusa. Che cos'è? È il marchingegno, secondo me. È un grosso marchingegno, sì. Guarda che muove... Aspetta, ma l'ascensore è quello lì che stava di sopra, ma certo. E che non... vaffanculo! Esatto. Hai rotto il cazzo! Il marchingegno non si muove. Non funziona niente a Lordran! A Lordran no, ma in Lordran non funziona un cazzo. Ma ci credo che vanno sacrificati tutti. Ma non ci avevate voglia neanche di riparare due leve! Ma andiamo... Beh, guarda, se ci fai caso non funziona perché è sommerso, vedi? C'è l'acqua in fondo. Sì. ok, qui da dove sono venuto, quindi andiamo di sopra.
Aspetta, ho esplorato bene tutto. È sì. giusto? Ragazzi, è giusto. Ho troppa paura. Ho troppa paura. Tranquillo, di... tranquillo. Comunque hai il faro supervisore che sicuramente non ti fa trovare tutto al 100% per forza, però se c'è qualcosa di macroscopico per la chiacchiera o altro... Ma poi c'ho la chiave universale è chiusa, ma con che cosa è chiusa? Con gli scudi? Evidentemente, ecco, a maggior ragione, se la chiave universale apre tutti i lock normali, questo deve essere speciale, anche se la porta è una merda. Fanculo. Petillondo di merda. Esatto, non hai dato la soddisfazione dell'esplorazione una volta arrivati in fondo, porca miseria. Ok, forse ci stiamo avvicinando alla nebbia. Alla nebbiolina... In effetti, non so perché sì, io sì. abbia fatto questa no, cosa, vabbè. Cosa esattamente mi aspettassi, cioè, cosa doveva fare, cade, si toglie la terrazza e muoio, cioè. E vabbè, sarebbe stato un momento iconico, ecco. Sì, sì, sì. Allora. Ush, bei botti, ma qui stiamo fuori, di... Lutino. Arco composito. L'arco e composito freccia... è per te il top gamma. Ah sì? Perché è vero, ha meno range dell'arco nero, però fa uso anche della tua forza. È un arco della Madonna. Particolarmente potente, richiede più forza dei normali archi, tuttavia la gittata è ridotta, ok, il che lo rende inadatto al tiro di precisione. Vabbè, ma noi non ci interessa, anzi. Guarda, se vai a vedere un po' questo balcone, forse riconoscerai dove sei, sai? Guarda un po'. Ma lo stavo per dire. Qui ci sono... Eccolo là, Franco Cazzaboldi. Qui siamo alla Valle dei Dragoni. Esatto, quindi esatto. Il Londo affaccia nella Valle dei Dragoni. E posso e dirti... quindi è... Ah, vai, vai. No, continua. E quindi è sopra la città infame? Sì, è sopra, è la, città sopra la città infame. È di poco sopra la città infame. Infatti la città infame è da dove siamo venuti per trovare la prima volta Petit Londo, quindi tutto torna. E ora qui posso intervenire perché in blind totale... è un processo di lenta agonia, non puoi fare altro. Ok. Ok, non preoccuparti, quella porta non si aprirà, quel marchingegno non si raggiunge. Ok. Quindi per ora vai libero. Ti posso dire questo. Da vet, da smanettone, non blind, potresti fare tutto, ma non si può, specialmente rispetto alle tue scelte, quindi vai tranquillo, hai fatto al 100% tutto al meglio, anzi clamoroso fino ad ora, e okay. Adesso effettivamente potresti fare uso di un saggio osso del ritorno, quindi neanche la nebbia potrei incontrare adesso. Beh, la nebbia, allora, ricordati questo, la nebbia l'hai già superata. Ah, giusto, che mi ha portato qua, è vero, la ragione. La nebbiolina di cui parlavi prima era la foschia che si affacciava sulla Valle dei Dragoni, quindi in realtà l'hai superata. Ok, e domanda. Vai. Ovviamente non ti chiedo di darmi una risposta. Vediamo, sto semplicemente vediamo. Facendo... No, ma non la voglio, anche se tu l'avessi. Okay. Petit Londo è, come dire, protetta dalle viverne? Ah. O sono arrivate dopo la sua caduta? Perché vista da qui... mi sento veramente un re che si affaccia, sì, e sì. Dice, pezzi di cazzo, volete entrare? Esatto. E prima dovete superare le mie 8 viverne che lanciano merda, esatto, poi fulmini. Forse entrerete, ok? Però è anche vero che potrebbero essere poste adesso a guardia di un luogo, se è vero com'è vero che il nostro amico Ingward è il guardiano del sigillo, e quindi anche sì. Loro potrebbero essere dei famigli. Posti a guardia del sigillo. Perché e secondo me questo si potrà speculare insieme, perché non esiste una descrizione che lo conferma, te lo posso dire. Ah. Però ti posso assolutamente assicurare che una risposta, secondo me, la troviamo, ed è anche piuttosto un spot. Ma non possiamo ancora, parlarne. Perché, allora, il fatto è anche questo, ci permette questa riflessione in realtà di farne un'altra. Se abbiamo il guardiano del sigillo, ok? Vuol dire anche che c'è bisogno di farlo. Quindi che ci potrebbe essere un motivo per depredare questo sigillo, per toglierlo. Magari i tizi di Karim sono venuti qui in massa per questo, però perché ecco. Lui deve star lì? Cioè, se il sigillo è fatto per uno scopo così benefico, ecco. Quale, minchia, evitare che gli spettri oscuri inculino le anime di tutto il mondo. Esatto, perché esatto. Perché sono il veleno più forte per ogni essere dotato d'anima. E allora, cioè, che so, sei stupido che vieni qua a stappare... Ottima domanda! Quindi, beh, Karim è un luogo chiaramente non positivo, con
diciamo, dei curiosoni e degli scienziati che vanno a fare certi esperimenti nei confronti di quello che sono le nuove regole post non morte. Però allo stesso tempo, qui, perché farlo? Cioè, ecco. Forse ti direi, vista così, unita alle strumentazioni di Karim trovate in giro, ti direi che per ora sono più della seconda idea. Cioè, le viverne sono compagni di merende del nostro guardiano del sigillo e sono lì per evitare che le persone si avvicinino e provino, insomma, a aprire questo sigillo per motivazioni che ovviamente non posso immaginare, che potrebbero essere, non lo so, fare un favore alla Dea Velka, portare avanti un obiettivo bellico e non di Karim. Però penso proprio che le viverne siano a guardia ora, anche perché se fossero a guardia prima, ok? Sì. Ma è caduta. Quindi certo. Che cazzo stanno a fare? Ah, noi siamo davanti all'Ordran, un mondo nel quale è difficile mantenere la propria volontà. È difficile rimanere fermi, ok? A tutela di un singolo specifico ideale senza perderlo nella vuotezza, ok? Ancora una volta il fabbro ci insegna che è rara questa virtù. Ah, sì. Sì, se sì. Vogliamo, noi stessi siamo vittime. Io lo sono sicuramente di questa vuotezza. Io ogni 3 secondi cambio idea, voglio andare qui, no, aspetta, esploriamo da un'altra parte. La mia volontà non è assolutamente ferrea e ho cambiato idea 700 volte, piromanzia, non piromanzia, quest'arma, no, forse l'altra. Quindi, insomma, io stesso faccio parte della vuotezza di Lordran che mi tempesta talmente tanto di obiettivi da non darmene realmente nessuno. E voglio dire, questo gioco è un gioco che ha mancanza di obiettivi, no? Ok, sì, del gioco, ma qual è l'obiettivo? Non è che c'è una quest da prendere, non c'è la regolarità del... Ecco, ti sei all'Ordran, fai quello che vuoi fare. Diciamo che la prima chiave nella descrizione ti dice, anche se non hai risposte, devi comunque andare avanti. Esatto, esatto, esatto. Quindi, morale della favola, secondo me le viverne sono compagni, compagne di merenda di Ingward, ma per me adesso sarà... Ok, Penguin, ne riparleremo. Okay? Ora ti posso dire con sicurezza... Ritorno. Puoi usare un osso del ritorno. Vado. Lo utilizzo. Eccomi qua. Yes. Sì. Eccoci. Allora, diventa umano. Allora, diventa umano. Ok. Eccomi qua. Ci siamo, ragazzi. Il portone, la fortezza di Sen. Si è aperto dei con mille le campane pericoli. Del risveglio e i mille pericoli si stagliano dinanzi a Firenze. E non solo. Come ha detto Andre, è un proving ground. È un esame, una prova per, diciamo, rivelare a qualcosa o qualcuno che si è degni di Anor Londo. Esatto. Gwyndolin, Gwyn. E poi, appunto, chissà, guardala, perché guardala. Bisogna essere degni. Ecco, esatto, guardala. Esatto. Io la voglio vederla Anor Londo, voglio viverla. Minchia, allora, quanto muoviti pure anelo. E io tra un po' ti metterò il segno. Ok. Raggiungerò Anor Londo. Dov'è finito Kung Fu Panda? Forse è quando entrato. Si sono aperte le porte ha detto bella, che culo. Andiamo. Evidentemente lui non è riuscito a risolvere l'enigma perché tu hai aperto le porte per lui e si è convinto ad andare avanti. Oh, lo sapevo di aver pigiato qualcosa, non mi sono accorto. Ecco qua. Funzionerà una ancora, trappola. Lo farà ancora, la prima no. Cosa che trovi a Sense è una trappola. Immediatamente. Sì, ma guarda lì entra. Che cosa c'è. Oh! Un'altra chimera, l'ennesima. È un semiserpente semi-uomo. E anche semi-morto adesso. Vai in pace, guerriero. È strano. È letteralmente un cazzo di uomo rettile. Sì, è un uomo serpente. Noi non sappiamo di esistenza di uomini serpenti, quindi non credo ancora, sia no, un altro dei...
degli esseri che volevano diventare draghi, ma si sono fermati in questo stadio intermedio, imperfetto. Abbiamo trovato dei guardiani, evidentemente, parte di coloro i quali sono una prova da superare per raggiungere Anor'Londo. E adesso aspettiamo intanto di vedere se effettivamente superato quest'uscio riusciamo a far apparire il segno. Lo sapevo io. E ti farò notare una piccola chicchetta. Oh, cazzo. Guarda, un altro. Fratello, vai piano. Non male. Ti è piaciuto, maestro? Bellissimo il Perry e gli uomini serpente. Tra l'altro è uno dei miei Perry preferiti, quindi complimenti, bravissimo. Apprezzo assai. Si gode. Oh, lo spirito oscuro di Sora mi ha invaso. Ok, Sora ti ha invaso, però a questo punto eccomi, ora. Io ti sto evocando, così se Sora fa il cattivello... Vai a vedere... Sora. Niente. C'è Sora, non ti preoccupare adesso. Sora, vuoi lottare? Ah, Sora mi sa che sta fotendo il nat, quindi non... Sì, sì. Sora vuole lottare. Ok. Cos? Ah, ben vero, sì. Okay. Lagone! Ha tirato una laggata devastante, tipo. Guarda. È un casino. Niente. Ah, però bella, perché se lo avessi... Aveva troppo equilibrio. Grazie, Sora. Come? Grazie. No, grazie del duello. Esatto. È stato sì. Anzi, in realtà... Oddio, questa è la prima vera invasione che hai vissuto. Perché? Si comportava da giocatore, non da mob, non da lore. Ah, ok, ma ci stava. Ti ha fatto un backstab e poi ha cominciato a usare combustione per farti chip damage attraverso lo scudo e poi colpirti quando l'hai alzato. È stata una normale invasione. Ah, ecco. Allora, torna umano. Aspetta, però ci sono... Ah, giusto, devo tornare umano. Sì, torna umano. Tranquillo, questo è male, non fa. Gianni, Morandi. Oh. Il backstab come faccio a evitarlo nel momento in cui non vedo che in realtà mi è andato dietro? Non puoi. O meglio, aspetta, sì, puoi... Ma si parla solo di PvP, nel senso, per evitare il backstab devi immaginare un pochino avanti nel tempo quello che potrebbe fare il giocatore. Fare un roll. Che culo. Però che cazzo li ho uccisi a fare se tanto devo tornare umano? Sono un cretino, vabbè. Per anime è un drop rarissimo. Comunque, vabbè. Anzi, hai una delle mie armi preferite, comunque. Quella la adoro. Ah, è sì? Un'arma strength only veramente figa, veramente molto figa. E diciamo che devi assolutamente un'arma di creature che non hai mai visto prima, ma per evitare un backstab online, salvo esagerati input lag, quello che devi fare è fare roll all'indietro oppure provare a fare un parry, perché potrebbe farti il backstab e essere parriato comunque, insomma. Ok, quindi c'è una, come dire, un metagame tutto suo. Sì, guarda, vatti a cercare cos'è un dead angle quando abbiamo finito la run. Ok. Quando questo insanguinato spadone a lama singola apparteneva agli uomini serpente della fortezza di Sam. Un normale uomo farà molta fatica a brandire questa pesante arma, quindi c'è un upgrade in termini di forza divenendo un uomo serpente. Quindi si poteva cercare effettivamente la trasformazione in draghi o anche solo in draghi imperfetti per aumentare le proprie prestazioni fisiche. Abbiamo molte entità chimeriche all'interno di Lordaeron. Non può più essere un caso. Allora, diciamo questo, ok? Mi fa ridere quello che sto per dire, ma tant'è. Ok. Noi rappresentiamo, a livello di gameplay, la ricerca dell'umanità. In un mondo che cerca di allontanarsi quanto più possibile da essa. Non so se mi spiego. Sì, certo. Noi certo. Cerchiamo le umanità, le usiamo per aumentare la nostra resistenza, ravvivare il falò. La nostra è una corsa all'umanità in un mondo che cerca invece di rigettarla, uomini ragno, uomini serpenti, uomini falene, ok? Noi siamo il baluardo dell'umanità. Noi vogliamo essere umani. Vogliamo raccogliere l'umanità in un mondo che invece non vuole esserlo. Non vuole esserlo. Ne riparleremo assai di questa cosa e non solo in Dark Souls. Ti piace però come... Mi piace come moltissimo riflessione. Come riflessione. Ora. E ora ci stanno sempre Gianni e Pinotto qua dietro. Esatto. E vabbè, tu sei in totale controllo e supremazia ormai. Sono pericolosi, ma tu di più.
Oh no! Bello, era bello, era bello, era bello, era molto bello. Almost there, potremmo dire. Bello, bellissimo anche questo. No! Hai detto bottardo, troppo lontano. Okay. Mio. Bello, appena alzato lo scudo. Oh, cazzo, mi aspettavo una spadata! Hai visto? Essere un uomo serpente sono uomini vantaggi. Potrebbero mordermi anche. Era un bel... Sì, ti hanno morso, infatti. Bella. Oh, sono sulle scale, fanculo. Vabbè, sì, vabbè, il segreto delle scale è quello dell'essere invulnerabile ai parry, però... Anzi, poi ti dirò un luogo in cui sia invulnerabile ai backstab per lo stesso motivo. Maestro, ma tu ti rendi conto di quanto questa serie sta facendo la storia della piattaforma e siamo in 3076 da me alle 5.50? Da te quanti sono? Siamo 2700. Capisci? Capisci che stiamo raccogliendo 6K di persone di pomeriggio? È di domenica in un gioco del 2011 ed è solo l'inizio. Ora. I poggers. Esatto. è un simbolo. Una X? O due serpenti intrecciati, forse? Lo scudo dei serpenti intrecciati? Sì. Potrebbe voler dire qualcosa. Non gli assomiglia, in realtà. No, è vero. Però, diciamo che a livello di simbologia, questa torre è più concreta di quanto non pensi. Infatti, io ho messo il segno sulle scale proprio per farti notare, a livello invece di gameplay, nei confronti di quello che può essere la bellezza di affrontare una sorta di proving ground come questo, che se vai qualche scalino in basso, sì, so che hai visto quello che hai visto, ma scendi qualche scalino. Ok. Puoi notare il foro delle frecce. Sì, lo vedo. Questa è una cosa molto importante, che ti anticipo, nel senso che è piacevole che tu possa dare un'occhiata al fatto che le trappole non sono... difficoltà artificiale o trial and error, è tutto visibile se sei un avventuriero. Sì, 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 io potrei vedere le trappole prima che queste belle affrontare. Esatto, prima che ti colpiscano. Ora, come avrai notato, aspetta, sì. Aspetta. Esatto. Questi cosi potrebbero essere vivi. A proposito di trappole, insegna. No? Ok, no, sono statue. Statue che rappresentano i cavalieri di qui. Ma sembrano appunto proprio i cavalieri neri. Sì. Esatto, i cavalieri che combattono. Qui però non sono anneriti. Solo che qui non sono neri. Esatto, stavo per dirlo io. Mi hai anticipato. Complimenti per avermi anticipato su questo. Non hanno ancora ricevuto la benedizione. E rido ovviamente mentre lo dico. La benedizione delle fiamme del caos. Dei demoni del caos. Ok, ti seguo. Osservare le trappole, eh. Cosa? Oh mio Dio, è Fall Guys quello. Capito? Osservare le trappole. Sense Fortress, esatto. Guarda un po' dove diavolo ti sei infilato per dover arrivare ad Norlondo. Per arrivare a Norlondo bisogna praticamente dimostrare di essere dei guerrieri valorosi. Sovrumani. O meglio, sì. Qualcuno ha costruito la fortezza in modo tale che... Esatto, che la necessità fosse questa. Infatti non è casuale, cioè non è un livello, no. È una torre costruita per uno scopo, esatto. Capito? Cioè, il livello è in Super Mario. In Super Mario non c'è alcun esatto. Senso invece... per la costruzione di un castello, esatto. Hai un perché, un quando e un dove. Uno stregone serpente, un naga, guarda lì. Sì. Guarda lì. Naga è il termine giusto, diciamo, in effetti. No, ma più che altro perché hanno Chris in mano. Mi sembra che abbiano la Chris in mano, roba del genere. Hanno due, in realtà. Okay. Uno spadone da spellcaster. Che paura, queste ghigliottine. Ma non mi fanno paura le ghigliottine, lo sai perché? Perché mi fa paura quello che di lato potrebbe essere celato, ma io non vedo distratto dalle ghigliottine. Qui il fatto è che ti trovi veramente in una... Allora, questa è una delle aree... Ti dirò una cosa simpatica. Mm-hmm. È una delle aree in blind più difficili di Dark Souls, una delle più semplici da veterano. Quindi goditela. Ah! E beh, certo, perché è una di quelle aree che quando la conosci ha finito di essere spaventosa. Perché sì. Se eviti tutte le trappole, è bella lì. È una sorta di parco giochi, ma non lo sarà per te. Quindi in bocca al lupo. Mm-hmm. Oh! Ma non voglio stare qui, voglio stare giù. Lì c'è un guardiano, un demone della titanite. Io voglio fare del sesso con lui per
potenziare vuoi, la vuoi fare un plunging tutto. Attack e buttarti per vedere se muori? Muoio, no, muoio, ti curo. Ok, d'accordo. Altrimenti che senso avrebbe questo ponte pieno di merda? Adagio. Ok, non male. Oh, ok. Oh, oh, non ok. Sono spellcaster, avevo ragione. Sì, hai indovinato. Pericolo, però mi fanno... Mi piercano la madonna qui. Aia. Oh, che liscio. Sei ancora sul ponte, okay. Sei ancora sul ponte. Sì, sì, nessun problema. Grande. Nessun problema, nessun problema. Non male. Saltiamo questo tizio. Fanculo. Lo sapevo io. Ho tirato. Ah! Io sono morto perché ho tirato un pugno correndo. Sai, Francesco. Stavo correndo col controller. Mi si è premuto L1. E al posto di. Avendo sei caduto. Avendo il catalizzatore, ha tirato un pugno. E si è fermato il PG. Ho fatto così. Fuck. Fuck. Per fortuna che sei morto. Gesù santo, ho fatto così col PG. Ah no, ma devo umanizzarmi. Oh, sì, ma noi stiamo finendo le umanità. Non preoccuparti, non preoccuparti. Mi fa piacere giocarcela insieme. Avrai in caso umanità di scorta, perché non sono umanità di gameplay, ma di summon. Va bene. Beh sì, hai ragione. Devo assolutamente non mettermi qualcosa che tiri cazzotti, perché se mi scivola il dito. Aspettate però, l'equipaggiamento è sbagliato. Mmm. Qui mi serve difesa magica. Oh. Qual era l'ondulato? Qual era? Quello di difesa magica, ecco. È il cimiero, sì. Prego. Andiamo con questo. Avete ragione, certo, l'equilibrio, tutto il cazzo, la stabilità, ma qui ci sono degli spellcaster che ci fanno male. A meno che ovviamente non ci sia proprio anche resistenza elettrica nello specifico nel nostro inventario, ma... Come scudo... Elettricità 65, sì. 45... Oddio, questa però è minore addirittura. Non so se conti come magia o come... L'elettricità può tranquillamente contare come elemento. E nel qual caso in realtà allora niente, di più il cazzo che ho detto. Lo scudo è il migliore. No, il dubbio lo capisco, ovviamente. Tra l'altro, caster proprio... che ti combattono mentre superi delle trappole. Guarda, che Sense Fortress è questo, quindi fight. È che proprio. Il discorso è sempre quello, cioè... stiamo parlando di elettricità magica o elettricità pura delle viverne? Boh. Certo. Oh, ha perso equilibrio, Gianni. Mi avete rotto i coglioni, adesso vi affronterò seriamente. Fanno male, sì sì, non sottovalutarli perché sono in due e hanno un forte elemento di staggering, cioè sono forti comunque. Però sono anche morti. Sono forti ma anche morti, esatto. No, ho annullato. Eccoti. Ok. Stai arrivando, ti stai evocando? Mi hai chiamato? Sì, sto arrivando. Ok, bella. Nice. Ah sì, mi dicono in chat, adesso non ci ho fatto caso. Quando vuoi vedere le caratteristiche di uno scudo, puoi mettere anche la tabella delle parametrie e scendere sugli equipaggiamenti senza aprirne, cioè senza uscire da quella schermata per vedere gli altri. Ammazza, sei fatto la scheggina, sei già lì. Bravo, nice. Ah, fa male, Di nuovo con lo stesso problema di prima. Ok, lo so. Ok, bella. Lo so. Non... Sei dinanzi alla prova per Anor Londo, non pensare che sia facile. Ok, adesso quale cavaliere diventa vivo? Allora, almeno sono protetto dallo spellcaster in questo momento. Ma quale cavaliere diventerà vivo? Scopriamolo insieme. Guarda quanti. Sono tanti, eh.
È veramente una celebrazione dell'esercito. Sì, Gwyn. Esatto, è srotolamento di Gwyn, esatto. Sì, srotolamento di favela. Effettivamente queste statue per ora almeno non stanno prendendo vita. Sono proprio un po' accatastate, però un tempo più ordinate, si immagina. Già. Cosa ci dici, viandante? Rotolamento? In che senso? Per fare questo? Ah no, per rotolare qua, ok, ok. Lo spellcaster è lì. Vuole il rotolamento? È chiaro, chiaro, aspetta, aspettate. Ok, tu qua. Tu qua. Ok. Sì. Certo. Certo. Eccolo. Bello, bravo. Hai capito esattamente come superare questa trappola. Oh. Let's go. Ottimo. Adesso un forziere con delle frecce. Bastardi. No. Nice. Ok. Vedi qua quante statue comunque. Un tempo questa prova era molto più elegante di come è ora. Certo, certo. Ed è proprio quasi un vuoi entrare nell'esercito di Gwyn? Anche magari. Allora dimostrati di essere. Mi è piaciuto molto valoroso. Il roll attraverso l'elettricità comunque. Mi è piaciuto moltissimo. Sì. No, ti ho sparato le frecce addosso, scusami maestro. No, no, sono qua apposta. Ah, ok, ok. Per prenderti le frecce addosso. Eppure la fortezza di Sen potrebbe avere dei posti nascosti. Quale miglior luogo di una prova, no? Per vedere anche magari l'ingegno del guerriero. Ci non sta. Solo qualche le sue capacità in combattimento. Qualche segreto però, una torre come questa. Il che però significherebbe anche che gli uomini serpenti sarebbero delle chimere create al solo scopo di fare questa prova. A me non mi sembra da escludere, Cioè, capito? Tipo, adesso creiamo gli uomini serpente per picchiarli. Cioè per picchiare uno spettro maestro. Non qui sul ponte. Sibaku. Non qui sul ponte. Ah, tu sei qui davanti? Distratto. Ah, è Saibaku. Esatto. Poi ti dovrò dire che fastidio. È partita una piccola animazione che ti faccio poi vedrai. Ah, l'ho visto. Esatto, c'è la palla di pietra indiana jonesiana che, ti aggiungo cosa ha fatto di speciale. Anzi, aspetta! Saibaku, prendi il posto dell'animazione, fai vedere a Saidonia esattamente quello che il gioco doveva insegnargli. No, non te ne andare, Saibaku, servi! Ok, no. Saibaku mi ha dato un fottio di roba, lama seghettata del fante... grande scudo di pietra e un'altra roba che non ho visto. Grazie Saibaku dei doni. È venuto solo per donare, babbo Saibaku questo. E mi ha dato anche lama seghettata, l'ho già detto. Spadone l'uomo serpente, flamberga del caos. Ah, vabbè, la flamberga del caos è solo una flamberga del caos che non userei mai. La lama seghettata puoi leggerla perché è un drop rarissimo. Ok, grazie Saibaku. Lo leggiamo subito allora. Lama seghettata, let's go. Lama seghettata. Assolutamente, questo è un bel dono. Grazie Saibaku, gentilissimo. Assolutamente, grazie. Lama seghettata brandita dai fantasmi di Petilondo, dai potenti affondi, arma maledetta, infligge danni ai fantasmi. Esatto. È maledetta perché dei fantasmi, mi sa. Sì, ti permette di interagire con la loro vibrazione, diciamo. Ora, al di là del segno rosso, che è un giocatore che non potremo purtroppo secondare, quello che posso dirti è questo. Quello che avresti visto in Blind qui è proprio questo macigno che ruota. Ok. E investe un uomo serpente. Questo per farti capire, by game design, che le trappole possono danneggiare anche i nemici. Anche i nemici, certo. Vabbè, ma è una cosa che mi aveva già insegnato Demons nell'1-1 con i barili di fuoco. Ah, è vero, il signor rosso poteva essere Saibaku per fare quella cosa. Vabbè, comunque, volevo farlo investire dalla pietra, poverino, per farti capire che funzionava. Però va bene così. Grazie, Saibaku, ancora. NPC. Lui è un NPC. Ha le braccia conserte, non vuole lottare. Spiegami di più sulla tua natura e... No. Ah!
quanto ho pensato anch'io che fosse un NPC, infatti. Appena l'ho visto ho detto braccia conserte. Ma evidentemente sembra essere solo un pigrone. No. Ah, ero convinto anch'io che fosse un NPC, credimi. È a braccia conserte, è proprio posizione da NPC. Ma allora è come ti dico io, sono qui per fare da staffer dell'escape room. Sì, assolutamente sì. Esatto. Eh? Assolutamente sì, sono staffer dell'escape room. Minchia, che vita di merda. Fanne ciò che vuoi. No, lo lascerò qui, poverino. Okay, non è sta. Una bella cosa. Non ci è sta, una... ci sta. Non è un bel ruolo, non mi fa piacere vederli così, poverini. Oddio, vorrà essere ammazzato? No. Non lo so, che c'è scritto nei messaggi a terra? Vediamo un po'. Strana creatura avanti. Avanti, ok. Qui. Ah, ok, quindi è come se sembrasse avere un ruolo, ma non ti... Allora, ti dico anche questa cosa. È pieno di pozze di morte, quindi secondo me se lo attacco risponde. Ah, beh... Un po'. Però non vuole attaccare. Non vuole attaccare. Beh, in effetti sembra pacifico, quindi... No, non me la sento, maestro. È giusto. È un animatore, scrivono in chat. Esatto. Sono tutti animatori della fortezza, del villaggio turistico di Sen. Ragazzi, eccoci. Ecco, qui c'è il segreto. No, scusate, era di qua. No. Vabbè, questo è l'episodio delle spade nei muri, tranquillo, ci sta. Mm-hmm. Allora, aspetta. Ah, tranquillo. Okay. Io sono contento. Di sopra c'è uno stregone, di sotto c'è la merda, quindi direi di andare di sopra. Ed è lo stregone che le lancia. Ok. Sì. Sei tu che li lanci? No, non è lo stregone. Ok, si dovrebbe fare in tempo facendo così. Dai. Sì, andiamo di qua. No, non mi faccio buggerare dalla nebbia, non ora. Ehi. Nice. Franco? No, fammi entrare. Ok, easy. No, che cazzo? Non mi avvelenerà mica. Presa. Ok. Beh, vuoi body bloccare, stronzo? Ok, bella. Non male. E io volevo solo... avevo paura del boulder, capito? Oh. Wow. Piano. Frecce? Sembra. No, non sembrerebbe. Anello protezione d'acciaio. Controllare subito. Assolutamente. Cos'è. Ma quanta lore ha ognuno di questi anelli? Esatto. Questo mi piace un sacco come anello. Questo anello apparteneva al re cavaliere Rendal. Ush, Rendal era quello. Esatto, era il cavaliere di Baldr. Esatto. Sì, e quindi del Borgo dei Non Morti. Sì, è giusto? Lui, esatto, che a quanto pare aveva una leggenda a seguito, insomma, è importante. Ma allora Rendal è uno dei quattro sigillati in fondo? Potrebbe. Re. Solo che lui era il re che ha fatto guerra a Berenic, Baldr e Berenic, non Petit Londo. Tuttavia potrebbe aver cambiato, questo non possiamo saperlo in effetti, è una cosa che ti lascio assolutamente dire perché... non abbiamo ancora le basi per poter andare oltre. Ci sono Baldr e Rendal, che sono due re che conosciamo, giusto? Mm-hmm. Beh, Baldr è il posto, Rendal è il re del posto. Ah, perdonami. E però Rendal aveva fatto guerra a un altro posto, quindi in teoria con un altro re. Presumibilmente. Quindi Rendal fa guerra ad un altro re. E... questo anello aumenta la difesa fisica. E questo anello aumenta la difesa fisica. Aspetta però. Mm-hmm. Quindi i quattro re potrebbero essere stati prima segregati a Pitillondo e poi quindi uniti. Non so se mi spiego. Cioè, i re di Pitillondo non sarebbero, come dicevo l'altra volta, quattro re in una sola città, ma quattro re diversi che sono stati sigillati da Boguin, perché ormai declassati a merde, dentro Pitillondo. Lì insieme scogitano il piano di creare gli spettri oscuri per ritornare alla carica, muoiono definitivamente col sacrificio. Ti seguo. Allora, riducendo il colpo subito agli attacchi nemici, ok, aumentano la difesa fisica e mentale, tra l'altro. Forza fisica e mentale aumentano, ok. Tra le numerose leggende riguardanti il re cavaliere, una delle più famose narra del suo scontro con un dragone...
con un dragone gigante che finì per fare a pezzi. Un dragone gigante? Ma... insomma, forse un vivernone, mettiamola così. Ah, ok. È possibile. Perché... diciamo che... è un vivernone? Ok. Se è un dragone, è plausibile, alto l'odore. Esatto, è difficile che ci fosse un drago, ma potrebbe, per carità, solo che sarebbe veramente leggendario in quel caso. Chissà, un drago. Perché se fosse un dragone, sarebbe durante la guerra contro i draghi. Oppure un sopravvissuto. O un sopravvissuto come il drago del Grande Vuoto. Però è una leggenda. È una leggenda, sì, non ci tocca. È una leggenda. È una leggenda. I re quindi hanno delle storie sul loro conto che li vedono anche combattere i draghi. Io ci vedo una rivalità tra questi re e Gwyn. Gwyn combatteva i draghi, quindi c'è anche la leggenda sul re che ha combattuto il dragone gigante. Beh, magari invece, visto che voleva estinguerli, possono anche essere alleati. Però entrambe le interpretazioni sono corrette, eh? Cioè, sì, ci sta. Però minchia, sono alleati... e i re sono finiti a Petillondo tutti e quattro ammassati in un'unica città. Strano. E perché in una cassa, tra l'altro? È in una cassa, sembra un cimelio di guerra. No? Una cassa piena di... cioè, davanti a statue, sì, esatto, della minuta di Gwyn. Come se fosse quasi tipo... un premio da ottenere durante la scalata, sì. Capito? Del tipo, bella, noi abbiamo ucciso il re... abbiamo preso il suo anello, venite qui a prendervelo. A prendervelo se ne siete meritevoli. E qui c'è un loot, però. Ah, ha droppato. Ha droppato. Flamberga. Okay. Ok, non è del caos, ma è una flamberga. Guarda, aspetta, intorno. Maestro, che ritorno sì, dentro. Sì. Giustamente. A meno che, dato il numero dei re. Ma è una teoria veramente pazza. I re e i lord siano le stesse persone. Ah, addirittura che i lord siano stati sigillati. Però il mito l'hai trovato, quindi no. No, i lord sigillati. I re sigillati. E poi loro rinascono da non morti e diventano dei. Non ho capito cosa intendi. Perché una volta appunto ottenuta la non morte potevano andare oltre i loro limiti originali. Bravo, chiaro. Molto figo. Ci piace. Allora, però la vedo difficile. Perché si è sempre fatto distinzione tra re e lord. Oh mio Dio, mi ero scordato le boulder. Tra l'altro c'è un segno. Ah, ci sono. Guardati bene intorno qua, sì. Ok. Allora, qui diciamo che per amor di completezza di qualcosa che non fa parte dell'esplorazione e basta, di un drop, di un loot, ma di persino una quest, faccio il Virgilio prepotente e ti dico, torna qui su. Ok. Oh. Attento. Intendo dire quando puoi. E seguimi. Tu qua a sinistra. Puoi buttarti. Aspetta. Cosa? Mi butto? Sì, ti butti. Ma così? Sì. Ma maestro, ma come avrei potuto scoprire questa cosa? Perché in realtà con la prospettiva magari questo oggetto non è visibilissimo, ma questo percorso con i serpenti sì, e lo avresti potuto vedere semplicemente con una imposizione della telecamera un po' più comoda. Su questo ti spingo a trovarlo perché c'è il nostro caro cavaliere. Ah minchia, c'è Kung Fu Panda lì. È arrivato anche uno spettro, stia attento, sì, maestro. Sì, assolutamente. E non è molto no, Kung Fu Panda, non mi ammazzate Kung Fu Panda, eh. No, aspetta. Ora lo ammazzo io come... Sì. Ma sono fortissimi questi, oh! Si è super incantato. Aspettate un attimo, fatemi parlare prima. Esatto. Troppo tardi. Ma che cosa hanno queste cose? Cosa? Ok. Ah, non riesce a correre abbastanza velocemente, poverino. Esatto. E a me invece il mostro si è buggato, ha laggato e sono successe cose molto strane.
Quindi torno da te, mi faccio evocare. Abbiamo avuto una clip interessante. Io ho provato. Io non ho visto niente perché. Non preoccuparti, concentrati sulle cose belle. Minchia, quindi lui poverino è. Eh sì, lui non riesce a superare la. Esatto. È in costante attesa di qualcosa che gli faccia superare gli ostacoli. E magari lo faremo di nuovo noi ammazzando il tizio che sta lanciando le palle di merda. Ah, è certo, perché evidentemente qualcuno le sta lanciando. È possibile. Eh no, sicuro che quando si lanciano da sole. Magari dopo aver aperto la porta, il gigante si è messo a lanciare pietre, perché no? Cioè. Signor Spettro. Prego, prego, lottiamo, lottiamo. Addirittura. Il fatto è questo. Allora, stai un po' attento perché il personaggio che ha creato è molto noioso, mettiamola così. Ok. Toglie l'equilibrio in un secondo, è molto ostile, infatti peccato che non ci sono. Dipende se vuole essere un mob o uno stronzo, mettiamola così. Cioè, quello che ha lui tu non potresti averlo in nessun caso mai. Bella! Bella cosa hai fatto. Ma non gli ho fatto un cazzo. Sto arrivando. E non gli ho fatto proprio niente. Incoming. Ah, ok, sta facendo il gioco. Aspetta, che metto il segno qua sotto io. Dove sei? Ah, ok, ci sei, perfetto, perfetto. Ok, sei qui. Allora lo metto. Attenzione. Range. Il nostro invasore vuole giocare alla caccia, quindi ci sta, mi piace. Ok, ok. Io ci sono. Ok. E io ho paura che mi salti in testa, capito? Che mi faccia un gingino. Non lo farà mai. Credo sia un. Cioè, non è un giocatore internazionale o qualcosa del genere. Uno di noi. Cioè, Giant Dead è un personaggio iconico della community, non della lore. Ah. Che tendenzialmente è un troll distruttore, quindi non. Ma dove si nasconde? È nella stanza sicura? Perché sì, muore sì, lui. Sì, è nascosto oltre la nebbia. Se l'hai aperta o se non l'hai aperta, nella stanza sicura. No, non l'ho aperta. Allora aspetta, adesso. Oh! Esatto, facciamo zigzag. Ok. Un po'. Sì, è qua. È qui. Ok. Ok, sfidiamoci. Ok, ok. In un luogo che più si addice. Ah, sta facendo. Cosa fa? Sta cercando di fare come il discepolo dei draghi. Sta cercando di dirti qualcosa che però senza. Vuole che io attacchi? Forse vuole che tu attacchi, sì. Ok. Obbedisci se vuoi, magari è una trappola, Ma prima combattiamo, non lo attaccherò di certo mentre tu sei qui. Cosa vuoi fare, Giant Dead? Non ti comprendo. Se vuoi che ti attacchi colpendo anche il mostro, non lo farò. Giant Dead, guarda un po' verso destra. Esatto. Ma non ha nessun senso per me. Aspetta. In questo momento combattere qua. Gente, guarda a sinistra, c'è un'anima. Oh, buono, buono, buono. Vai, 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 vai. Ok. Ok, bella. Grande. Allora, lui è stato molto simpatico a darti un impulso, però sono d'accordo col tuo non farlo. Perché ha cercato che io lo colpissi dopo. Sì, sì, magari era una trappola. A volte si fanno, gli invasori lo fanno, eh. I troll lo fanno. Si mettono accanto agli NPC e portano la partita allo scempio. Ok, eccomi qua. Ok, aspetta, eh. Esci, esci. Oh no, oh no. Ok, vai. Basta. Pure, vai pure, vai pure. Boss? No, ok, per fortuna no. Dai, questo. Forse questo. Forse questo? No, questo è troppo grosso. Oh, 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 oh. Aspetti, maestro, aspetti, aspetti. Sì, no, no, sì. Bello, era bellissimo, era bellissimo, dai. Venga qui. No, non ci vado sulla trappola, coglione. Vieni tu qua. Perché indietreggi? Perché indietreggi, bastardo? Vuoi perire per mano dello fuego mio? Ammazza! Eh? Vuoi che il palle ti inceneri? No, il target. Ah, bella. Abbiamo avuto guarda, la stessa idea. Guarda da questa finestrina per farti capire il level design e quanto mistero c'è in questa torre. Guarda qui, guarda. Sembra che ci sia qualcosa. Un ascensore. Esatto. Tra l'altro animato da solo. Spaventoso.
Però non posso salire ancora. No, qui no, sicuramente no. Allora, aspetta, aspetta, fisciamo sta cosa. Oh. Eccoci. Ah, era da dietro. Sì. È questa Sense Fortress, capisci? Ti fa sentire a suo agio e poi... No, ma perché ho visto il bottone, ma non avevo visto... Il buco, esatto. E infatti è così, appunto, Sense Fortress è una trappola. Ti mette in sicurezza e poi boom. Una sedia. Questa sembra quasi una prigione in realtà, perché ha le catene attaccate al muro. Mi sa che non tutti superando la prova venivano premiati. No. Magari non superandola. Oh! E abbiamo un bivio. Sopra o sotto, cavolo. Aspetto la prossima palla e poi te lo dico. Mi sembra tanto lunga sopra, Vero. Però ci possiamo provare. No! Ah, vabbè, non shottano, buono. Cioè, oddio, probabilmente se le prendo fai full, talmente però... tanti multi-hit che non hai idea. Ti triturano. Hai molti HP, ma ti triturano. Oh, guardalo! Pazzo! Sono vivo. D'accordo, hai fatto una cosa molto eccentrica. D'accordo. Sono vivo. Va bene. Sono vivo. Wow, allora. Adesso qua bisognerà parlarne un po'. Okay. Mano a mano che si prosegue. Però hai fatto ovviamente il percorso not as intended. Come sempre, come tutto sto cazzo di gioco sto facendo. È sacrosanto, chi non lo fa è folle. Però ti trovi dinanzi ora a tantissime vie. Perché? Hai dinanzi a te, guarda verso l'alto, un meccanismo. Meccanismo no, che spinge. Non è un cristiano che tira, esatto, la roba. Però magari è un gigante che le fornisce da sopra, tipo quello del cancello. Oh, potrebbe essere. Però questo meccanismo è qualcosa che ora effettivamente puoi far interagire. Oh! Cosa fa questo? Lo fermerà, dai. Vediamo. E invece no. Perché posso spingerlo ancora. Cambia la direzione? Cambia la direzione, bravo. Esatto. E quindi forse questa direzione può essere utile a qualcosa, oppure solo per togliertela dalle palle, perché sono quattro. No, secondo me deve fare qualcosa, però piano. Esploriamo quelle ora senza palla. Ok, ok, ottimo, bravo, ci stiamo. Allora, aspetta. Noi siamo venuti da qua. Sì. E adesso qui non ci sarà palla alcuna. Quindi. Vediamo. Ti seguo. Oh. Ah, ciao Giulione. Attenzione. C'è anche un drop. Ok. Sì, però è sopra. È morto? L'hai ucciso tu? No, no, non è morto. Sono versi di casting. No, perché ho preso 500 anime. Ah, allora qualcuno è morto, evidentemente. Ok, la palla sarebbe finita qui di sotto. Sì. Ma ora non ci finisce più, quindi noi siamo qua a sguazzare nel gaso, ok? Possiamo prenderci questo oggetto. Oh, che cazzo! Dio Cristo, che cazzo di invenzioni di merda! Uno scroto con le mani! Questa è la fortezza di Sen. La prima volta in tutta Lordran in cui trovi questa creatura chiamata Mimic. Ti mette due scrigni sani dentro e poi il terzo in realtà. È un orrore. No, maestro, maestro, non provi più a convincermi che le chimere non sono nei piani di qualcuno o qualcosa. Questo è un cazzo di uomo fuso ad una merda di cassa, fatta apposta per ingolosire coloro, esatto, che affrontavano la prova di Gwyn. Esatto, esatto. Mamma mia. Mamma mia. Imitazione, giusto, c'erano anche i messaggi, ma io incauto non li ho letti. Ha droppato qualcosa. Lancia del fulmine. Oh. Questa è una lancia allegra, infusa dell'elemento del fulmine. Sì, immaginavo. Lancia del fulmine. Lancia comune usata dai soldati. Quindi probabilmente un soldato fuso a una cassa. Dalla lunga portata può essere usata insieme a uno scudo, efficace contro corazze e utile per infliggere ingenti danni al momento giusto dell'attacco. Tuttavia, a raggio limitato, viene facilmente parata. Questo però fotte un po' i miei piani iniziali.
nei quali vedevo bene i demoni del caos come artefici delle chimere, mentre qui sembra un evidentemente po' che... non proprio, direi, perché se allora cioè... cambia il mezzo, quelle sono chimere fatte con la fiamma oscura, queste saranno chimere fatte con i miracoli? Boh. Guarda, io ti posso dire per ora nulla a riguardo, ma ti posso aggiungere un dettaglio che sfugge in blind 900%, ossia la lancia del fulmine fa molto più male di quanto non sospetteresti, perché è un'arma avanzata. È un'infusione. Questa è la strada della palla, eh. Attenzione. Vediamo. Attenzione su deriva. Diciamo che in questo. Allora, a Sense Fortress sarò molto più Virgilio che in qualunque altra mappa. Ok. Avvicinati, ti faccio vedere un po' tutto quello che offre questo posto a livello anche di interpretazione. Non salire sull'ascensore, ma guardalo. È sporco di sangue. E perché? Opla! Perché mi schiaccia! Sì. Esatto. Praticamente la lancia del fulmine una trappola, sto posto. Ha 144 mi sembra di row e 144 di fulmine come danni. È un'arma split damage avanzata e molto forte qualora tu non abbia potenziato nulla fino ad ora. Ho capito. Eccolo lì il marchingegno, sì sì. Eh sì, dove quindi siamo? Le persone normali l'avrebbero raggiunta. Ah, da guarda, qua. Qui siamo sopra. Oh, non si apre da questo lato. Questo non si apre da questo quindi lato. Quindi non è una chiave che serve. Qui abbiamo la scala, quindi praticamente questo fa parte del percorso forse da raggiungere in qualche modo, che ci avrebbe permesso di disattivarlo al sicuro, perché queste scale... Ah, guardate, guarda, sì, guardate. Vabbè, istinto. Guarda come queste scale sono arrotondate dalla pietra. Un tempo è vero. Veniva buttata qui. Ed la pietra passava qui. Esatto, e questo... Ah, e questo qui. È lui! Guarda, in effetti, guarda qua il pavimento com'è, tutto rotondo. Qui andava la ruota. Questa è una delle quattro direzioni, quindi solo una... che qui non c'è un... È strano però, perché... E quindi potremmo ammazzarlo lui con la palla. Ma poi che fine fa? Nel senso che abbiamo trovato che c'era praticamente, visto che tutto vuole essere realistico e gestito in maniera... le sfere di pietra cadevano in un pozzo... Che poi tra l'altro ha anche un fondo, quindi è pericoloso accumularle tutte insieme, non so cosa potrebbe succedere. Però qui c'è un muro, è un po' strano, a meno che non abbiano murato qualcosa, è... boh. Sì, è vero, è veramente strana come cosa. Cioè, perché? La palla sarebbe caduta qui? E poi? Forse... Magari c'è davvero un muro qui, cioè c'è davvero qualcosa oltre questo muro? Vogliamo provare a lanciarci una sfera contro? Tanto possiamo giocare col marchingegno. Allora, sono titubante, sai perché? Perché... Da una parte penso, ho cercato di non ammazzare il tizio. Sì, diciamo che farlo diventare magari un demigod incazzato perché se lo investi, esatto. Ma magari se ammazzi il tizio... Poi non succederà quella cosa che ti permette... tirandogli addosso la palla di spaccare il muro. Magari chiaro, è fortissimo e che ne so, tira un cazzotto al muro per scappare, dico una cazzata. Certo, una gimmick, ovvio, un innesco, un trigger, ovvio, dai, per svelare un segreto. Va bene. Mi hai convinto, proviamoci. E comunque... Ma non passava di qua! Attenzione! Ma non passava di qua! Non passava di là? Perché lo ha fatto? Ok. Perché lo ha fatto? Qualcuno l'ha spostata. Qualcuno ti ha ingannato. Evidentemente, allora, è un meccanismo... Ma deve esserci qualcuno che rimette a posto che il lo meccanismo. Aziona. Esatto. Ma esatto. Porco il cazzo. Questo è il vero incubo di Sense rispetto a questa meccanica delle pietre, perché qualcuno muove quel meccanismo se non viene utilizzato per troppo tempo. Però,
Abbiamo esplorato. Altro conosciamo che molto. Abbiamo incontrato Zygmire di Katarina, abbiamo parlato con lui, abbiamo aiutato anche forse a intuire un meccanismo che dovremo probabilmente risolvere per lui, visto che sta lo immagini lo ha mosso Kung Fu Panda che è riuscito magari a passare dal... forse infatti è questo, è lui che è riuscito a passare, ha trovato il coraggio e per sbaglio al posto di togliere la trappola se l'è messa agli altri, ai successori. Può sì, essere. Sì. Del resto l'avrei fatto anch'io. È un avventuriero. Ma che cazzo faccio? Ok. Let's go. No. Let's go, stai andando alla grandissima. Ok. Let's go, bravo. Che male che gli fai. Oh mio Dio. Sì, ti gode. Nice. È ora devi venire tu, Gianni. va bene. Ciao. Ciao, Francone. Ma dove cazzo sta mirando sto coglione? Ok. E uno. E No, ho sbagliato. No, è lui che è uno stronzo. Diciamo che c'è un ritmo. Ah! Hai 20 Estus. Vai tranquillo. Sì. Però non le voglio usare. No, è giusto. Ah, testo. Nice. No! Oh! Perché sono a coppie molto strette. Ho fatto male. In realtà, quello che ti insegnerà... Vabbè, non avevo troppissime anime. No. Allora, Sense Fortress ti premia con oggetti e segreti, non con anime, tranquillo. E, oltretutto, comunque, puta caso, per esempio, no? Ti spiego. Ora tu hai usato una doppia umanità. Diventerai umano con una umanità. Quindi, se caso tu morissi e recuperi le anime, hai ancora umanità extra da utilizzare per trasformarti. Mm-hmm. Poi, comunque, queste sono umanità per giocare insieme e ti verranno restituite. Quello che importa... è che erano 25k, mi dicono dalla regia sti cazzi, un livello. I 25k derivano dalle due invasioni, non dal gioco, ragazzi. Quindi si possono tranquillamente non considerare. È di livello, non dico triplo, ma è alto Firenze rispetto allo standard. Non c'è problema sulle anime. Ok, li abbiamo fatti veloci. Altro che un backstab li shot a quanto pare. Ok, nice. Bello! Perché? Troppo lontano, però bello. Bellissimo. Ma che cazzo fai? Mamma mia. Il cago. Let's go, il cago. Ok. Estussina. E ti sei anche beccato un'altra umanità. Che culo. Dai, è forte. Bella. Cosa hai fatto? Ti sei infilato tra le due. Bravissimo, ma cazzo. Cioè, madonna. La punta di un ago. Ok. Oh, guarda come si muove. Ok, siamo tornati qui. Aspetta. Intanto devo prendere il tuo segno. Esatto, infatti... Dove sei? Appunto, dovrei essere qui. Non so perché non ci sono. Diamogli tempo, forse appare dopo. Ma sono diventato umano, sì? Sì, sei umanissimo. Sì, per forza. Sono bianchi. Eccolo, è apparso ora. Ah, ok. Perfection. Si gode. Ok, adesso la pietra passa qui, allora. Adesso è tornata forse a passare qui. Oppure è stata girata per la trappola successiva. Sembra non passare qui, in effetti. No. È stata spostata per... Quindi è una che si muove tra le varie trappole. Ok. Vieni. No, devi venire qui, porca puttana. Te la tua elettricità di merda. Vai a fare l'Enel, vai. Esatto. Oh no, ti ho messo in trappola, attento.
tipo oh, come tu? Non mi ricordavo. Ecco. Ok, grazie come del backstab. Estussina tattica. Ok, quindi mo dove passa? Aspetta. Ora mi sa che passa lì. Vuoi... Ma porco il cazzo! No, non faccio più la cosa eroica di prima perché... Ok, mi piace molto sperimentare in maniera così. Okay, intanto è la stessa palla, quindi finché la seguo non può prendermi. Quindi ora... Oh, guarda! Non è la stessa, allora? Si è sfondata la parete! Sì, ho visto, però... Quando qualcuno ha rimesso la leva a posto, le sfere si sono accumulate sì. E una volta ha riempito il pozzo, ha sfondato il muro. E allora, aspetta... Hai trovato un segreto! Potremmo anche cercare che cazzo c'è, aspetta. Non ti preoccupare, io sono al sicuro. Io no. Ok, ah no, quindi è un blind spot, figo. Minchia quanto sei vet. Ok, anello d'oro del serpente, via dal cazzo qui. Non può arrivare la pala. Ma possiamo leggere. Anello d'argento del serpente era dell'ingordigia. Il serpente è un drago imperfetto, nonché simbolo dei non morti. È in grado di divorare prede più grosse di sé. Fatto sta che lo ha portato a essere... associato all'ingordigia. Questo anello d'oro con inciso sopra un serpente conferisce al portatore una probabilità migliore di ottenere oggetti all'uccisione dei nemici. Ok, quindi è l'anello dei drop. Allora, chissà, magari gli uomini serpente sono ladri condannati a essere questo. Sono ingordi, volevano troppo, Gwyn li ha fusi a dei serpenti. E gli ha detto, vai, adesso la vostra vita è essere ammazzati. Quindi, in base a quanto hai droppato fino ad ora, se ti metti questo anello... Una scala! C'è una scala! Scusami, maestro, devo vedere, devo sapere... No, tranquillo, so anche se c'è... Praticamente perché questa morirò. È una scala che ti avrebbe protetto dalle sfere, ma... Sì. Non no, porta da nessuna parte. Pensavo fosse il segreto definitivo. Lo hai trovato in maniera implicita. Cioè, meglio, in maniera casuale, perché... Il fatto che ti abbiano ucciso le sfere, che il tizio... ti abbia rimesso la trappola contro... ha fatto sì che si accumulasse. È vero. Ok, lì non penso che porti più a nulla, ma facciamo il cecchino tattico. In realtà mi sto un po' fottendo da solo, perché adesso come torno indietro? Adesso stringi il culo forte. Ok. Ok, bella. Sono vivo. Corri. Sto facendo, maestro. Corri, ragazzo. Ok, sono vivo, maestro. Sono vivo. Grande. Grande. Vivo. No. No, fermo. Sono vivo. Ma che cazzo? No. Ma stai fermo. Stai fermo. Ok. Ottimo. Maestro. Sono un gatto, cado sempre in piedi. Grande. Ok. Indiana Jones. Ok, adesso dobbiamo solo andare nella stanza segreta di prima, ma aspetto che ricada un altro cazzo. Ok. Let's go. Poggers. Let's go. Questo non mi body blocchi! No! Ci siamo body bloccati a vicenda! Maledetto! Il geodata della porta! Ci siamo body bloccati uscendo! Va bene. Va bene così, siamo vivi. Quando siamo vivi troppo, e questo fratelli, è esatto. Ok. Andiamo a cambiare il marking cazzo. Quindi lo vuoi buttare qua sotto? Dove sta un serpente? Aspetta, dove cazzo è Jimmy Bolg? Di qua? Qui, da dove siamo saliti? Qua. Ah sì, giusto. Ok.
Adesso dove cazzo va? Lì. È andato. E ha colpito Gianni. E ha anche rotto il muro. Ma non l'ha ucciso. Cavolo. No, Gianni se ne è sbattuto le palle. Oh, guarda, ci sono un coglione, sono. No, no, siamo due coglioni. Io ero talmente curioso di vedere l'animazione. Anche che prima io. Io ero anche andato sotto prima e mi sono completamente... Non importa, questo è il lore della run, eh. Io non ci posso pensare. Maestro. Ero giù con te, cazzo. Non ci ho pensato minimamente. Neanche io, perché ho detto, cazzo sì, che figata. Siamo alla resa dei conti, scopriamo che cazzo c'è. Però adesso dovrebbe essere già rotto, giusto? Sì, e ti invito a vedere una chicca che sia as intended che no. Perché in realtà non lo è del tutto, però un pochino sì. Guardami full screen. Ok. Eccomi. Ok. Lui... diventa aggressivo, d'accordo? Se lo attacchi. E hai presente l'affondo dei serpenti da cui ti difendi? Ha, insieme, ok, anche a questo attacco, la possibilità di sfondare la parete da solo. Ah! Esatto. Quindi la sfera è un modo, ma l'affondo e alcuni colpi del serpente con lo spadone ti sfondano il segreto. Vai pure. Ho capito. Allora... Io ho fatto anche la merenda. Sì, no, io mi sono preso uno snackino perché stavo crepando. Anche io ho fatto la merenda. È stato incredibile comunque. No, vabbè, sì, il nostro brain fart di coppia è stato meraviglioso. È stato giusto. È stato giusto. Semplicemente giusto. Assolutamente. Vabbè. Abbiamo capito come fare loro, eh. Ma l'unico problema, secondo me, grosso è il tipo che lancia i fulmini. Quello è pericoloso, sì. È l'unica vera parte, secondo me, veramente difficile di questa questo momento iniziale. Lui alla fine si può fare in più modi. Si può perreare, uccidere. Ma l'altro è abbastanza un ditino nel culo, perché... dipende tanto da come lui time i fulmini. Esatto, bravissimo. Lui adesso appena castato. Non in male. In teoria posso male. Andare. Ok, adesso pure. E adesso rollo. Eh beh, non rollo, perché se questo non attacca non rollo neanche, coglione. Muori. Cioè, come vedi, adesso li ha timati in una maniera tale da farsi del male da solo. Ah, ok, vediamo se... a cadere la roccia intanto. Aia, non conviene allora. Eh no, conviene prima toglierla. Esatto, sì, no, intendo sì, non conviene scendere adesso a curiosare, certo. Eh no, conviene toglierla ottimo, e poi vediamo. Ottimo, dai. Sense Fortress, molto figa così, stiamo facendo anche completismo. Non dimentico, io qui, allora, Sense Fortress è un labirinto di segreti e trappole, quindi qualunque cosa tu abbia superato, che è un bivio che ti sfugge, non perché non l'hai visto, ma perché non te lo ricordi, sono qua per ricordartelo poi. Per ora andiamo qua a proseguire, cazzottissimi, che tanto la trappola è disattivata. Vai, tranquillo. Ma sta arrivando Gianna, no? Aspetta, chi? Qualcuno c'è invaso? No. Pensavo fosse il serpente. Ah no, figurati, guarda, sì, Sense Fortress è... Ok. Allora, qui dovrebbe... Sì, dovrebbe essere... Oh, che stronzo! Ma con quale velocità lo gira, ma porca puttana, ma nemmeno fosse... un fidget spinner. Cioè... Va bene. Nessun problema. Nessun problema. Però... Ascensore? Esatto, ti mostrerò... Aspetti, presto... maestro, non alla volta. Vai, non ho sentito. Ti mostrerò presto quale può essere... Anzi, te lo faccio vedere in maniera implicita. Esplicita. Tu vai, tu aspetta pure l'ascensore. Ok. C'è il portone.
Ah, giusto, non... La leva adesso non è più qui. No, adesso in teoria posso... no. Ma chi cazzo la gira, scusami? Deve essere qualcuno che viene qui dentro. Magari se è un gigante può portare giù il braccio e... Ah, vero, vero, hai ragione. Vabbè, allora, sperando di poter... Posso andare verso il buco, giusto? Sì. Ok. Ok. Ah, lui è morto, poverino, alla fine. Schiacciato da ripetute palle in culo. E Beatrice? No. Mm-hmm. Logan! Ah! Ti porterò dal tuo allievo. Ma certo, trovato. Senti libero. E tra l'altro è nascosto. Eh già. Sì, il nostro amico di Vinheim non l'avrebbe trovato mai, poverino. Assolutamente. Ti libero. Non ti posso liberare? Apri, apri. Ah, con la chiave universale. Questo significa senza che una sua chiave esiste, ma non hai avuto bisogno di trovarla adesso. Certo. Allora. Intanto. Ok. Grande. Va bene. Arrivederci. Qui abbiamo un'altra cella, immagino. Apri. Vorrei depredarla senza morire. Va puoi bene, farlo, ho usato la farlo. Chiave. Con un po' d'attenzione puoi farlo. Ho troppa paura, tipo, maestro. Non lo prenderò sto loot. No, no, guarda, puoi andare tranquillo. Solo che non sì, perpendicolare, puoi andare tranquillo, non preoccuparti, non rollare, cammina e basta. Ok, ok. Anima di un eroe, attenzione. L'abbiamo mai trovata l'anima di un eroe? Maestro, mi ha dato altre umanità, grazie. Sì, tu hai dato 3 più 7 o 3 più 9 occhi della morte a... Ricordo, 9 ne ho dati. 3 più 9. 3 più 9, esatto, quindi 12. Mm-hmm. Ok. Ti vuoi dare anche occhi della morte? Sì, adesso te li passo. 12. Quindi... Allora, non voglio dire nulla, ma sembra il giardino radice oscura, quello davanti a noi. Vediamo. 18 occhi della morte, la sì, ringrazio. Così raggiungerai i 30. Secondo me questo è il giardino radice oscura. Quello sembra il borgo dei non morti, quindi potrebbe infatti essere. Infatti questo è assolutamente il giardino radice oscura, perché noi siamo sopra di esso. E allora è grazie alla fortezza di Sen che posso arrivare dalla farfalla in punti più alti? No, semplicemente tu ci sei già arrivato nel ponte che vedevi irraggiungibile, lo hai fatto. Ah, era proprio quel ponte. Era okay, proprio okay, quel okay. ponte, esatto. Cosa mi dice? Morte avanti, ok. Gentile. Me lo aspettavo. Quindi praticamente il giardino radice oscura mm-hmm. è visibile anche dalla fortezza sì. di Sen. Ok. Esatto, come quindi puoi notare la adesso... grande struttura che vedevamo nel giardino era la fortezza di Sen. Eh sì, infatti considera che adesso hai una grande chiarezza di come Lordran e il Dark Souls abbia la mappa. Cioè, puoi vedere tutto nell'interconnessione. Si dovrebbe poter andare. Yes. Adesso, allora, abbiamo visto il primo buco. Sì, che è vai. Quello della... Aspetta, Ma non mi fido più di un cazzo io. Ora, quello che ti manca da fare qui è cercare di prendere quel famoso loot che hai visto sospeso. Proprio sì. in quest'area. Ha mosso qualcosa, ho sentito... L'ho sentito anch'io. Esatto, vedi? Rumore. No, che cazzo faccio? No, tranquillo, no, tranquillo. Voglio vedere se posso interagire io con il meccanismo, aspetta. Scusami maestro. I Looney Tunes davvero. Allora vediamo se posso interagire. Sì, ok, a posto. Sei libero. Sì, aspetta. Aspetta. Ok. Oh no, 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 come sono libero. No, ho appena visto una cosa che in mille ore. Maestro. No, maestro. Credimi. No, la chat l'ha... Anche la chat l'ha visto!
Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh, cosa sto guardando? La leva si muove da sola, cioè... ma... cioè, stai ferma! Ma che cosa... Maestro! Non ci credo! Uccidere. Non ci credo! Non di nuovo, maestro! Non di nuovo! Non, ma ti non giuro! Aspetta! Aspetta, no, ma è incredibile! Non uscire, non uscire, fermo! Vabbè, ok, vai ora, vai ora, corri, corri, corri! No, aspetta, sono tornato indietro, ho saltato per sbaglio. Praticamente lo spettro non può risolvere il problema perché è come se chi gestisce il marchingegno la spostasse. questa è una cosa, è una scoperta incredibile. Vabbè, ascolta, okay. Allora, esatto. Girala tu, per favore, per l'amor di Dio. Gira un'altra volta. Modo. Ok. Dopo questa cosa incredibile, mi manca la voce. Andiamo giù. Dove la spara ora? Dove la spara? Ok. Le spara. E puoi provare ad andare. Posso buttarmi così, tipo? Sì. Ok. Ok. Grande anima di cavaliere col palle. E qui? Segreto? Segreto? No. Qui però c'è altro. Vediamo un po' se ci sono diversi bivi. Ah, guarda, c'è un'altra entrata qui, esatto. Ok, così è ottimo. Così è perfetto. Bugiardo avanti. È il muro che è bugiardo? No, dai! Mi sa che il bugiardo era qualcuno che pensava che fosse... No! Che male. Che stronzata, ragazzi. Ok. Wow. Ush, un altro che era andato forse alla ricerca di Logan. Uno stregone nero in questo caso, sì. Sì, e è come, è come è vestito Griggs. Vero. Allora, buoni, silenzio. Magia sviluppata da uno stregone furtivo, immaginavo, della scuola del drago di Vinheim. Maschera i rumori del personaggio. Vinheim è tutti... quindi è un anello della nebbia, ma versione magia. Sì. Vinheim è a tutti gli effetti controllata dalla scuola del drago, giusto? Però no, questo non è un anello della nebbia, ti fa non fare rumore con i piedi, cioè nel senso ti vedono. Okay. Perciò non c'è da stupirsi che la città abbia parecchi segreti oscuri, quindi anche politicamente parlando governano Vinheim. È importante questa cosa. Sì, appunto. E non c'è da stupirsi che la città abbia parecchi segreti oscuri, quindi la scuola di Vinheim, essendo la scuola del drago, forse occulta i draghi? O in generale forse... comunque, avendo a che fare con la magia, esatto, si lega a qualcosa di draconico, per qualche ragione, e ha bisogno di essere... hai sbloccato. Ottimo, ora hai fatto anche lo shortcut. E cosa dice il set? Ah giusto, il set non l'ho letto, che stupido che sono. No, ero triggerato da questa porta. Vediamo subito lo che setto. Avevi visto dall'altro lato, ok. Stregone nero. Quello indossato dagli stregoni segreti, quindi gli stregoni neri sono gli stregoni segreti della scuola del drago di Vinheim. Sono tipo agenti segreti, forse? E si lavorano, sì, segretamente, con incantesimi basati sul suono, come il silenzio. Infatti trovo silenzio, fanno mai... esatto. Quindi sono gli assassini, praticamente. Sono la CIA di Vinheim. Beh, è anche vero che Griggs, pur vestendo questi abiti, comunque sembrava parecchio vigliacco e non assassino. Forse vuole uccidere Logan? O è veramente dedito a essere suo discepolo? Questo... quasi sembrerebbe, no? È un dubbio qua, Sì. Cioè, chissà se volevano trovare Logan o ammazzarlo. Mantello indossato dagli... Ok, qui sempre la stessa cosa. Ok, non dice nient'altro che... Esatto, sì, esatto. Sono assassini. Che cosa facesse uno stregone di Vinheim assassino qui? Boh. Alla ricerca di Logan. Non sappiamo se era esattamente alla ricerca di Logan, no? E quindi... Allora... Beh, no, lui ha parlato proprio di Gran Cappello, quindi insomma... È lui. Ah, ok. Vediamo l'altro lato. Vediamo un po'. Sì, è vero, è lo stesso set. E quindi anche lui potrebbe avermi mentito sinora. Se è abbastanza abile, sì, può averci provato. Potrebbe avermi detto delle gran minchiate. Potrebbe avermi detto che cercava il suo maestro, ma in realtà cercava Logan. Non avevamo letto di una sorta di scissione. No, non avevo ipotizzato io una sorta di... Sì, tu avevi ipotizzato scissione. Sì, per via di vesti diverse dei maghi.
ne avevamo discusso. Forse Logan rap... Sì, no, ecco, mi sono ricordato tutto, perché c'era una tradizione dalla quale era difficile allontanarsi. E quindi magari Logan voleva allontanarsi da questa tradizione della scuola di Niheim. Ed è per questo che ha raggiunto Lordran. Ci sta. Ci sta parecchio. E quindi per questo viene ucciso dai conservatori della scuola. Molto logico. No? Molto, molto logico, sì. Lui prova a far partire un fenomeno di rinnovo della scuola di Niheim. E per questo... verrebbe ucciso. Guarda che bella esplorazione stiamo facendo. Rollino. Oh, siamo sopra i meccanismi. Siamo sopra i meccanismi. Minchia, raga, che esploro. No, Sense Fortress è fantastica. E qualcuno è invaso, ma... Qualcuno è invaso. Soler Merdone. Perfetto. No, povero Soler. Allora, intanto qui recuperiamo i loot, poi sì, vediamo. Sì, tu esplora, io parlo con Soler. Ok. Anello del drago dormiente, oh. Cosa? Soler, guarda, se tu guardi qua in basso, c'è il demone della titanite. Guarda un po', guarda con me. È vero. C'è Soler, davvero. C'è il demone della titanite. Soler, sei nudo. C'è il tuo sole. Vorrei leccarti il pelo. Ah, Soler, grazie. No, fermo. Non di ferro. No. Armatura del sole, non le devo prendere? Prendile, purché tu non le guardi mai. Non le guarderò mai. Già la loro esistenza è una cosa sgradevole, quindi motti in culo. E scudo del sole addirittura. Neanche sapere che esistevano queste cose. Vabbè, però che l'armatura di Soler esistesse. Sì, d'accordo, sì, tutti i set esistono e bla bla bla, però insomma. Ok. Mi scusi maestro, ma prendo quest'ultima cosa per completezza. Spada leggera del sole, ok. Ne riparleremo. Per ora non si teorizza un cazzo. Sotto c'è il demone, ma secondo me è ancora troppo distante. Beh, qui l'unico modo per uscire sembra essere buttarsi da qualche parte. Bisogna trovare quella più interessante. Quella meno suicida. Perché qui torniamo all'inizio del livello e non ci abbiamo guadagnato un cazzo. Beh, l'anello del drago dormiente. Beh, è vero che devo leggere, tra l'altro, aspetta. Questo anello veniva segretamente indossato da un certo stregone furtivo della scuola di Niheim. Mi sa colui che è morto, allora. L'anello è decorato con un drago immortale addormentato e maschera ogni rumore. Eh sì, dai, ma magia silenzio. Sì. Quindi era proprio un assassino, però è un certo stregone. Quindi era uno importante, questo assassino. E quindi era importante ammazzare... Gran Cappello, magari si chiama Gran Cappello perché è un... Il vestiario, no? Vi ricordate che parlavano del vestiario? Sì, esatto. Magari si chiama Gran Cappello perché ha un cappello più grande di quello che è il tradizionale cappello infatti. Di... Alla fine lui aveva un cappellone, quindi... E ora non l'ho notato, però sai, Gran Cappello. Ah, ok. Ah, beh. Guarda sto cazzo di cappello grande, no? Ok, perfetto. Ragazzi, secondo me è crepo a buttarmi di qui, perché... Di qua di brutto, cioè... ma qua la morte non è neanche opinabile, secondo me. E allora niente, ragazzi, si fa la rollatina tattichella. Si fa la rollatina, esatto. La rollatina tattichella e via. No, ho sbagliato il timing. Tipo, oh, dove cazzo sono finito? Vabbè, bella. Oh, nice. Non volevo farlo, ma bella. Non male. Allora, aspettate, bevo. Ok, ora se ne può parlare. Aspetti, maestro, sono miei. D'accordo. Grande. E quindi guarda, attraverso questo... Sì, il demone ora si può prendere. Esatto, puoi scendere al piano terra. Esplorazione però... super godo, potremmo dire, questa, eh? Sì, goduria massima, però... Per un errore, vabbè. Senti. E allora, signori, andiamo. Questo. L'arena ci aspetta. Oh, che cazzo! Sono due! Non abbiamo aggrato l'altro, vero? No, ok. Sono due e non si può muoversi bene qua. Hai in mente qualcosa da fare al volo? Bravo. Sì. Molto al volo, cazzo. Molto al volo, troppo al volo. Aspetta. Ora lo facciamo. Non del lupo. Dove cazzo è? Anello. Equilibrio su terreno difficile. Preso. Ok, let's go. Combattiamo. Ma siamo in due, brutto guardiano. Non puoi sopravvivere alla Kakashi Squad. Guardali. Yeah! Mamma mia.
Ricordati che se, qui, guarda, ti ricorderai molto di questa live, perché considera, ti ricordo che Stance Fortress è una trappola continua e ti spiegherò presto cosa implica in questo luogo. Guarda, tra l'altro. Ho ucciso per sbaglio, per cercare un muro segreto, un tizio che si è calato, vabbè, bellissimo. ma è giusto che tu insisti, insomma, non si sa mai. Allora, sono due, eh? Vabbè, faremo il sesso anche a lui. E poi esploriamo. Dai. No. Bello, bello, bello. Nice. Okay. Il suo equilibrio sarà quasi finito ormai. Bellissimo attacco. Dai, è tuo. Almost. Vai. Bravo. Si beve e si gode. Bastone uncinato di titanite. Grande. Droppato. Che culissimi, infinitissimissimi culo. Non hai... Ma buttalo nell'anello d'oro. Non ti tanto non mi serve. Leggiamolo subito, ragazzi. È una creatura importante. Ah, esatto. Forse ce l'avevano già donato. Lo so, te l'avevano donato, ma devi leggerlo ora perché l'hai droppato. Ecco. Arma del demone della titanite. Un mostro di pietra privo di volto, nato dalle lastre di titanite. Arma incantata, forse dal potere residuo della lastra. Quindi anche l'arma è stata intagliata dalla lastra. Sì. Famosa per i suoi attacchi in salto per abbattere i nemici sottostanti. Quindi, chi ha creato i demoni della titanite doveva abbattere i nemici sottostanti. E chissà che, tra l'altro, qui a questo punto trivia, io te l'avrei fatto leggere quando avremmo raggiunto l'ultimo demone del gioco. Quando l'avresti dovuto droppare, non li avessi uccisi tutti. Ottimo. E quindi di base potrebbero essere altri demoni commissionati magari a quel fabbro che abbiamo trovato a Radice Oscura. No? Cioè altri scagnozzi di Lord Gwyn in giro per Lordran. E in questo caso ovviamente inseriti nel gioco, nel Takeshi's Castle della fortezza di Sen. Ho droppato anche la falce, la leggerei. Certo, no, l'hai proprio trovata la falce. Sì, è trovata per terra, esatto. Tra l'altro anche lo Shotel dovevo leggere, aspettate. Creata da Arstor, conte di Karim. Richiede grande abilità. Ok, vabbè, non me lo aspettavo. È un'arma di Karim, esatto. E allora lo track è di Karim. Oddio, non è detto, perché anche io potrei usare una Shotel e non essere di Karim. Però non l'abbiamo visto in faccia. A livello di character design potrebbe essere stato apposta corazzato per non farci vedere la sua pelle estremamente sbiancata. Quindi potrebbe essere un assassino di Karim. E tra l'altro, giustamente mi ricordo in chat che me lo ha detto di Karim, no? Quindi hai avuto proprio un culo importantissimo, perché non è garantito mai. Okay. Qualcuno in chat dice forse lo aveva detto che è di Karim. Cosa? Lo track, non me lo ricordavo. Non mi ricordavo che lo track. Allora, quando si è presentato ha detto I'm lo track of Karim. Non me lo ricordavo, ragazzi. Grazie di aver rinfrescato la memoria, allora. Sì, sì. Falce. Dove sta sta falce? Come cazzo è fatta? Eccola. Alabarda dotata di una grossa lama. Falce modificata per battaglia. Studiata appositamente per tagliare. Tuttavia un colpo vuoto lascerà esposto chi la impugna. Studiata per tagliare, vabbè, questo mi dice poco se non il fatto che chi è venuto qua ci hanno invaso. Infatti una cosa a cui stavo riflettendo, non ero sicuro di dirti perché non ricordavo io nel dettaglio nella tua situazione, è normale che tu non te lo sia ricordato perché credo non si presenti se non lo salvi. Ecco, perché lui si presenta quando lo conosci e lo salvi, non quando lo trovi liberato. Non ha nessun interesse a dirti il suo nome, da dove viene. E infatti non mi ricordavo. Infatti, io ci stavo riflettendo perché appunto la tua run ha avuto questa particolarità. Ecco. Allora qui non c'è altro, vero? Oltre a lui, perché ho esplorato male per via della presenza di Gianni Morandi, però non mi sembra che ci sia nulla. Tra l'altro, quanto è lago cinereo questo pavimento? Melmoso. Quanto è lago cinereo? Vediamo un po' che altro c'è in giro. Ti dicono di buttare lo scudo che ti hanno donato perché è moddato. Non ho capito. Ma aspetta, fammi controllare una cosa. Non credo su console. Non è moddato, dicono.
Liza verrà riportato, ragazzi, lunedì sera. Lunedì sera. Non è vero, no? Dicono che non è vero, i mod, mi fido. No, no, sì, è una cazzata. Ti confermo. Ho fatto la prova del 9 matematico. Salirei le scale, maestro, se lei è d'accordo. Non mi sembra che ci sia altro. No, sono d'accordo. Cioè, lì c'è un loot, forse? Qui sopra? Vediamo. No. Se vuoi dare, se vuoi dare un'ultima occhiata muro a muro, ci sono, Questo? Infatti c'è qualcosa qua. Altri due. E questi sono diversi. Questa è la trappola di cui ti parlavo. Ti fanno combattere due normali e poi ti mettono le boss. Minchia fight. Minchia. Ok, ce la facciamo, maestro, nessun problema. Ok. Mi difenda solo se sto per morire. Beh, no, sono da... possiamo tranquillamente farli insieme, sono troppo forti. Ok. Sono comunque una summon e se ne aggriamo due. Aia! Via, 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 fuggire, 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 fuggire. Oh, ottima mossa. Ah. Non male. Ah! Ah! Ok. Bene così, maestro. Vediamo come te la cavi da solo contro l'ultimo. Va bene. Sappi che è una delle cose più pericolose di Dark Souls, ok? Con questo non si gioca. È veramente tosto. Mio signore Nito! Grande! Non l'ho preso! No! Nito... Nito stronzo. Nito stronzo, davvero. Anche loro usano l'elettricità, tra l'altro, giusto? Sì. Quindi sono un po' proprio collegati, forse, a questo posto. Mm-hmm. Che male. Bella, bellissima. Contrattacco, tra l'altro, credo. Bello. Bravo. Claymore più 10 messa a buon uso. No, che cazzo di di merda. Sì, sono pericolosi. Sono molto pericolosi. Au. Rollo sempre. No! Bello, bravo. Bevi. Rollo sempre male. Ma perché lui, cioè, lui è fatto apposta per essere una battaglia che ti rompe il ritmo. Bella, bella, bella. Ora bellissima. Dietro, Grande, pure stordito. Non abusare troppo, non finire la stamina nei momenti delicati. No, 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 certo. No, maestro, nel momento delle invasioni lo ammazzo. Sono qua. Cambia il ritmo di sti cazzo di colpi ogni 3 secondi, sto stronzo. Vai, vai, che ci sei. Bravo, bravo. Ok, te la stai cavando bene. Per fortuna le ancora hanno buon uso e ormai comincio a comprenderlo. Sì! Grande. Questo è il timing. Questo è il timing. Grande. Aspettare fino all'ultimo secondo. Adesso! No! Oh, dai, c'eri, c'eri. Ci siamo, ci siamo. Altra titanite del demone. Si gode, ragazzi, si gode. Si è lodato il sole, sono d'accordo, si gode. Si gode. Bravissimo. Ok. Ok, maestro. Cosa facciamo con questo invasore? Dipende dalle sue intenzioni. Ho tolto lo scudo. Rivelati. Rivela le tue intenzioni. Cos'è? Questa non è una cosa negativa. Cosa sta facendo? Cos'è? No, mi ha bloccato. Ah, vuole farlo a pugni? Ho capito cosa vuole fare. Ne riparleremo in un futuro un po' più remoto. Okay. Ha cercato di fare una cosa molto speciale. Molto speciale. Bella, bellissima! No, doveva morire così! Doveva Grazie, morire così. Maestro. Lo hai benedetto. Grazie, però, Lorenzo. Lui ha fatto una cosa figa, Lore Enzo, okay. Perché appunto ha messo della lore. Hai visto che ha cercato di farti una sorta di strano incantesimo con la mano? Mi ha sigillato come... come, come fanno i quello golem di pietra. Quello è il miracolo che ha utilizzato, ma poi ha provato ad afferrarti il viso con una mano luminosa. Di questo non ne riparleremo. Sì, ho visto, visto. Ok, ora possiamo scalare perché sei stato fantastico. Ha messo un po' di lore, ha messo un po' di lore.
Però continua a esserci un loot lì. Credo. Vediamo. Forse è solo un riflesso. No, okay, è un riflesso perché lì ci siamo spati. Tutto sì, tutto sì. Ok, perfetto. Ah, bene. Let's go, master. Let's go, master. Yes. Ok. Ci siamo. Ah, è una donna serpente, mi dicono in chat, forse. Che cosa? Quella che vedevo io. Ah, ho capito. Ah, però mi sa che è caduta allora. Sì, sì, sì. Vabbè, sti cazzi. Eccolo, eccolo, forse. No, aspetta, no, questo è un per forza nuovo. Dai, 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 dai. Che cazzo, dai, su. Che cazzo, dai, bianco, era bianco. Sto cazzo di muro. Cioè, avrei smesso di giocare a sto gioco, altrimenti. Ah, esatto. Cioè, dai, non puoi tradirci bianco, così, esatto. Dio Cristo. Sono dal gigante del cancello. Eh sì, è quello che ha tirato la catena. Rispettami. Ti ho chiesto io di farlo. Rispettami, bastardo. Cavolo, sembra essere... Perché sei aggressivo? Non vedo proprio rispetto qui. Ho suonato la campana, ti ho dato un senso. Sei un bastardo. Bastardo sei. Non serve a nulla stare qui. Tra l'altro qui. Ti trovi in una delle più famose scelte dalla community arene PvP perché è un'area particolarmente comoda. Tra l'altro vedo proprio la chiesa nuova del Borgo dei Non Morti. E infatti vabbè. Qui se riusciamo a sopravvivere a questo attacco di una urso gigante. Ma fa schifo sembra sto tizio. Sembra quasi vuoto, esatto. Guarda com'è lento. Voglio rompergli le gambe se si può, ma non so se si può fare. Tipo il... Non siamo ancora nel Dark Souls giusto. Wow. Aspettavo questa mossa, non mi aspettavo questa mossa, questo pugno così sbilenco. Ok, ok. Va bene, va bene, va bene, ci siamo, ci siamo. Ehi, buono, 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 buono. Adesso muori. Adagio, adagio, muori. Adagio, adagio. Un pezzo di titanite pezzo aveva in si comincia a pensare ai potenziamenti avanzati. E qui, da questo balcone, è possibile vedere appunto che sì. Era proprio Sense Fortress che si vedeva dal borgo, dalla chiesa, chiaramente. Mm. E qua è dove lui ha sentito la prima campana. Giusto. Quindi, come cazzo fa però lui a sentire la seconda? È così in profondità. O ha componenti magiche, oppure è legato sì. In qualche modo, esatto. Mm. Pensa, maestro, quanto tempo fa siamo stati lì. Esatto. Esatto. Non sapevo niente di tutto questo. No, è mondo. Fantastico, infatti. Ero lì e suonavo la campana ignaro di quel che mi avrebbe aspettato. E ora hai fatto un giro di Sense Fortress veramente completo. E non solo, ho trovato il mio adorato mulo segreto. Ah, esatto. È poesia. Ora sono molto curioso di vedere cosa accadrà. Let's go. Allora, adesso si rolla, però ho visto roba. Ah, no, siamo di nuovo all'inizio. Eh sì, siamo di nuovo all'inizio. Maestro, invidio la sua abilità di fare. No, per carità, Sense Fortress, no. Non ti preoccupare, cioè, minchia. Lei è un esempio da seguire, da rispettare. Guarda lì. Aspetta, no, ti proteggo io. Guarda lì. Mi proteggi tu dalle tue stesse frecce. Ok, adesso... attenzione. Esatto, diamo un'occhiata, ma... Io l'ho detto, attenzione, maestro. Lei è fin troppo baldanzoso. Esatto. Io ho imparato dai miei errori. Io ho i suoni di metà delle cose che succedono che non sono più attivi per qualche ragione. Grazie, Remaster. Che bello. Sono un cretino. No, io sono un cretino. Ti ho attivato, ma non pensavo che saresti stato così tanto dietro. Sì, vabbè, e io mi voglio curare con questo cazzo di binocolo tutte le volte, mannaggia a me. Aspetta, Ah, no, è vero, non posso disattivarti nulla. No, no, tranquillo. Vuoi fare il percorso? Spostati. Ma se vuoi possiamo fare il percorso normale, ossia, guarda. No, non è da Chad. Ah, ok, va bene. Non è da Chad. Devo smussare la mia mascella. Ok. Attenzione.
Hai presente quelle pubblicità? Vuoi allungare la grandezza del tuo pen? No, ho saltato! Aspetta, ancora no. Il mio pen non è ancora pronto. Esatto, adesso lo allunghiamo, Oh mamma, lo sento allungarsi. Mamma mia, 20, 30, 40, 50 centimetri. Mamma mia, sono diventato un uomo serpente. Ma è il mio pene a essere lungo e strisciante. Ok, bella, adesso bevo. Ok. Bella. Usiamo la leva. Ci manca un buco? Eh sì, ci manca un buco. Esatto, questa metafora allegorica. Ci manca un buco. Che è questo? Oh, questo non si può utilizzare, ma in effetti mostra qualcosa. Chiave avanti. Oh! Traitor! Questa allora. È la live più bella di sempre. Ci stiamo tirando addosso la merda da tutto l'episodio. Okay. Se fosse un anime, sarebbe pieno di... Maestro, questo è... esatto! Ma io volevo dire che... Mi scusi, ma... Vabbè, gli altri episodi erano un continuo... Adesso invece qua invece... Finalmente stiamo doppiando decentemente. Comunque... Allora, questo è il posto esatto, di prima. Esatto. Lì è dove... Praticamente cadono le rocce dove hai trovato Siegmeier, il cavaliere Cipolla. Là, dove c'è scritto chiave avanti, è perché evidentemente c'è un tesoro protetto da quella naga. Ma già qualcuno ha cambiato! No, no, non è cambiato, quello se l'hai messo tu lì, perché lo buttavi giustamente all'esterno. Ah, per non ucciderti, ok. Esatto. E quindi l'unica cosa che manca è quel piccolo arco che sta alle tue spalle. Allora. Questo qua? Sì. No, quello che sta alla sua destra. Ah no, perché qui è da dove ho fatto il Chad. Infatti, esatto, infatti qua è l'ultima cosa. Ok, ok. Che pensa in... cioè, in... autonomia Sands Fortress è un bell'incubo, perché appunto è una prova tosta. Ma qui? E appunto, questo è il percorso. Ah, manca solo... Oh no, aspetta, trappola. Ma da dove? Da dietro? Puoi osservare, vediamo un po'. Da dove? Non mi sembra. Da dietro non sembra, non ce la farebbero le frecce ad arrivare. Ma neanche da davanti, non vedo buchi. No. Che cazzo è la trappola? Maestro, si sposti. Ok. Ok, non so cosa fosse, ma è passato. Esatto. Se uno corre. Tu sei vivo? No. Ma nessuno è vivo qui. Ma uno a un certo punto vivo maestro ci deve essere, però, cazzo. Beh, la trappola del Mimic l'hai già avuta. Forse questa è veramente estetica. Questa è difficile. Cosa succederà? Cosa deciderai di fare? E come? Lo so io. Oh, mi è piaciuta la parola come stai usando per cominciare. Bisogna correre. Questa è una prova di coraggio. Riesci solo se ti fidi della tua corsa. Non male, mi sei piaciuto. Sei piaciuto. Wow! Grande! Bravissimo! Salve! Ma non è vero, ti ho parlato e quindi... Era un bellissimo Perry. Sì, però non è servito a niente. Ok. Accidenti. Maestro. Aspetta, aspetta, che c'era roba anche alle mie spalle. Infatti. Ah, ci sta Shyvana qua, puttana. Salve! Ok, dobbiamo scegliere dove cazzo andare. Ci sono 47 strade. Mannaggia al cazzo. Allora, una è qui. Che cazzo è quel coso lì dietro? È un occhio. No. Basta, basta per riare, Francesco. Basta. Oh, maestro, mi ha umiliato qui. No, perché non è vero. Mostrandomi. Mi sono sostituito. Allora. Ah, ok, non era un occhio, era semplicemente... No, esatto, era un drop. Ok, drop preso. Quindi questo percorso è fatto, completissimo. Sì. Noi siamo venuti da qui, qui non c'è niente. Ah no, sì, qui c'è la... what? Qui abbiamo... Un baratro, ma non c'è nessun meccanismo. Non suona bene, diciamo.
Prova salto, ma col cazzo. Nee. Ma col cazzo proprio. Andiamo qua su. Certo. Zona pericolosa avanti. Ah. Aia, Sense Fortress. Ah, guarda perché è pericolosa. Vuoi provare a fare... Ah, cazzo, le finite. Sì. Aspetta. Sta arrivando qualcuno? Sì, voi vedrete dove però. Capra Bonewheel. Ah, Capra Bonewheel, ok. Vabbè, ti proteggo. Tu gestiscila come il dice il cuore. Sei dinanzi a una sfida bella tosta in cima a Sense Fortress. Fermo. Certo che si muove. Call of Duty? Call of Duty. L'arco composito, dici? Sì. Non male. È sopra, eccolo. Ah, devo metterci le frecce. Sì. Freccia standard va più che bene. E come posso usare? Con lo scudo i tasti sono invertiti, ma dovresti fare, penso, L2. Lo faccio, ma fa tipo così. Sì, perché devi prenderlo. Allora aspetta, L1, prova L1. Okay, R1 sì, ed R2. L1. Ok, esatto, e poi fai L2. Call of Duty? Capra Bonewheel è qui. Capra Bonewheel. Aspetta, vediamo un po'. Esatto, Capra Bonewheel becca un headshot, vai. Non so come fare a tirare, però. Troverai il tasto giusto, tranquillo. Penso che sia o R2 o insomma, qualcosa del genere. Sì. Come va, Capra? Ma non ti faccio niente, Capra Bonewheel. Sì, ma lo stai buttando verso le... verso le... Se gli fai headshot, lo fai andare all'indietro verso le trappole, vedi? Capra Bonewheel. Guarda Capra Bonewheel come si sta prestando a questa cosa. Grazie, sì, esatto, Capra Bonewheel. Sei veramente l'NPC del tutorial dell'arco. Guarda, per farmi contento, si è comunque fatto prendere. Capra Bonewheel, eroe vero. Ora, fai COD, vai. Vaffanculo. Vaffanculo. Dai! Con lo scazzo, porca la puttana, però. No, sai, se io colpisco lui può colpire me. Sì, ho capito, però. Lo so. Porco il puttano. Vabbè, aspetta, facciamogli tirare lo spellcast. Ok. Ma Dio. L'arcieria in Dark Souls 1. Oh. Oh. Ma vai a fanculo. Ah vabbè, l'ho interrotto però. Sì. Le hai finite. Fuck. Tutte le frecce, no? No, no, hai quelle grandi che fanno ancora più male. Ok, bella. Aspetta. Culo. È morto, è morto. È morto. Ah, ma perché l'hai tirato tu? No, tranquillo. Può essere, ma lo hai ucciso tu comunque. Va bene, nello spirito l'ho ucciso io. Aspetta. Talismano. Ha deciso di farla finita, sono d'accordo, ragazzi. Ha deciso che non era più il momento di continuare con questa storia. Esatto, con questa farsa. Talismano, eccolo qua. Vai. Ti osservo appassionato, perché questa sarà tosta, ragazzi. Guarda bene e pensa, senza fretta. Lo spazio, lo spazio è tra la seconda e la terza. Not bad. Ma boy. Non male davvero. Non male davvero. You got it. No! Ah! Il giusto timore ti ha fatto fare una cosa giusta al 100%, ma leggermente tardiva. È anche giusto camminare e non correre, sappilo, non è un errore. Però, per un pelo. Ora potrai danzare tra le sfide e raggiungere la cima. Sì. Peccato. Però, non male.
Va bene, va bene. Ora però vanno prese le 60k anime, eh. Quelle no... Oh mio Dio, no, 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 no. Non le voglio lasciare a nessuno quelle. Calma. Aspetta, ma devo tornare umano. Oh, ma che cazzo. Ok, vabbè, se vuoi sì, sì. Oh, ma porco. Allora, ragazzi, cominciamo col piede giusto. No, guarda, Sense Fortress non è da prendere sotto gamba, diciamo, esatto. Ah, manca lo schermo del maestro, giusto? Sì, ma aspetta, 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 fatemi raggiungere la fiamma. Ok, allora, schermo del maestro. Dove è finito lo schermo del maestro? Dove è finito? Mi sa che non... Aspetta. Ricondividimelo. Fatto, te lo sto rimandando. Dagli tempo e dovrebbe mandartelo. Ok, avviata. Torno. Yes. Ora siamo on... proprio on time con la scalata. Ma tra l'altro aspetta, ho ancora l'anello di merda addosso. Ah, ok, ok, ok. Sì. Ok, sono tornato umano. Ottimo. Let's go. Assolutamente go go go. Che adesso hai vissuto effettivamente quella che è la scalata fino a quella trappola. E Sense Fortress è un posto particolare. Un labirinto. Eccolo. Di morte e inganno. Ti ho trovato, e adesso abbiamo lo schermo. Perfetto. Occhi ovviamente ai nostri cari invasori. Esatto, te lo intendo dire, insomma, i guardiani. Oh. Sì, 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 sì. Oh, oh, oh. Occhio che sono in due, bravo. No, perché in due ti martoriano se ti prendono male, eh? Hai tanti HP, sei messo bene, però. Basta non morire, maestro. Ok. Non abbiamo shortcut, purtroppo, qui. Il segno dov'è? Not yet, potremmo dire. È un po' dietro, eccolo là. Bella. Come dicono in chat, il segreto è non morire, sono d'accordo. Non farti colpire, esatto. Sì, sì. Stai attento a non farti uccidere e non muori. Automatico proprio. Ok. Affascinante il fatto che per un veterano possa sembrare facile. Oh, guarda, è un parco giochi, ma ti garantisco che lo diventa. Ah, non vorrei morire contro sto stronzo, sinceramente. Aspetta, aspetta. No, no, no. Ma volevo dai. Fare Call of Duty. A ognuno il suo. Oh, è facile, no. I veterani! Hai fatto il Chad. Eh sì. Hai fatto il Chad, amico nel, mio. Nel momento sbagliato, esatto. Ho alzato lo scudo al posto Hai di rollare. Hai peccato di Chad danza. Ho fatto lo sbargiasso. Ma cosa sto facendo? No! Stai facendo quel quick swap di incantesimi, Tranquillo, tu a questo punto non fare come me. Allora ragazzi, io mi cago troppo addosso. Cioè io in realtà l'ho fatta più e più mettiti volte l'anello... Scusa, cosa. Se ti caghi addosso hai gli strumenti per sopravvivere. Capito. Mettiti l'anello del sacrificio. No, ma l'anello del sacrificio non mi fa perdere. Cioè mi fa comunque perdere le anime, no? No, lui non ti fa perdere le anime. Se le hai già perse vuol dire che morirai. Rimangono lì. Esattamente. Ok, ok, bella Pog, allora certo che lo metto. Exacta. Velka, aiutami tu. Ok, a posto, allora non serve fare Call of Duty. Ecco, a posto. No, sono vivo! Sono morto! No, sono vivo! Vabbè, bella, shortcut, raga. Dai, 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 shortcut. Go, go, go. Shortcut, shortcut. Vivo fino in fondo. Tutto voluto, tutto voluto. Tutto voluto, ragazzi, tutto voluto. Ovviamente tutto voluto. Meraviglioso. Tutto voluto. Tutto voluto. Dai, 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 che ci veteran. Sei. Certo, certo, non blind. Intanto ti vedo ucciso dalle palle. Sì, no, le sto ignorando in maniera...
chat come prima, molto smart appunto. Veteran, vero? True speedrun. Qui c'era il muro segreto, ma noi per completezza lo tiriamo fuori uguale. Ok, ora dobbiamo rirollare però. Sì. E ora devo rollare di nuovo. Eh sì, sì, devi, sì. Hai il percorso. Sì, sì, sì. Quindi in realtà non ho risolto nulla, non l'ho skippato. No, non hai skippato, no, tranquillo, sei a posto. Più o meno. Vuol dire che devo ancora farla quella cosa. Vabbè, sì, però non ci dovrebbe essere più, credo, la... Ok, ok. Ma perché è l'ansia delle 60k? Ma, ma fa parte dell'esperienza tantissimo. Alla fine, purtroppo, c'è anche quello, eh. No, ma dai, ma che Cristo. Oh, sono vivo! Sei vivo? Oh mio Dio! Bevi! Bevi quelle sto spazze! Ok, io... non riesco a capire cosa sto vedendo, ma è incredibile la sinergia di Ragazzi, HP e damage output. Mi sto solo cacando addosso, credetemi. Mi sto cagando addosso, non voglio perdere quelle. Porco! Le 60k. No, ma è tutto coerente e bellissimo, cioè. Veramente. Complimenti. Non preoccuparti, maestro. No, no, ma io ormai ho totale fiducia della tua immortalità. Tutto bene. Esatto. Tutto vet. Tutto vet. Tutto vet. Plot armor, scrivono in chat. È vero, esatto. È vero. È la plot armor di Firenze, non può morire il protagonista. Che cazzo. È vero. Mica è vero. Puoi ammazzare Firenze. Guardate ragazzi, non mi fermerò, non mi fermerò. Visto? Crepa, bastardo, crepa! Frecce! Oh, bravo! Boni! Plot armor di Firenze, ragazzi. Non sono morto. Spalle. Aia. Non posso morire qui. Non posso morire qui. No, no, sei ancora sotto controllo. Assolutamente. Al top, bel backstab, Salvatore. Salvifico. Non mi ricordavo lui proprio. Bene, il corazzato Firenze. Vuoi provare la strada meno mortale? No. Ok. Let's go. Oh! Devo comunque ingrandire il mio pene, maestro. Bello, ottimo tempismo. Non dovrebbe neanche colpirti. Roll alla fine. Oh no! Ti ha solo preso. No, no, no. È solo colpa dell'angolo. No, sei al sicuro, sei al sicuro. Però ti ha preso l'angolino, cioè ti sei incastrato sulla colonnina. Perfetto. Ok. Adesso. Alle tue spalle. Là. A sinistra. È? Ma lo trovi tranquillo, fai così, Elon. No, Elion, stai buono, ti ammazzo. Esatto. Devo prendere le mie cazzo di anime. Non ti permettere. Sì, vabbè, le frecce. Le fa, non importa, esatto. Ora. Ok, qui c'è la corsa. Ah. Sì. Con coraggio. E ce la farai. Qui ci sta la lizard. Yep. Bello. Let's così go. Si recuperano le anime, così! Let's go, sono arrabbiatissimo. Non sottovalutare la naga. Ok, un roll. Yes. Ok. Ah, ma minchia che... Vabbè, però sono prima della... Ah, però ci sta Gianna qua, Esatto. E l'invasore? Non lo ma io so. Ti ho evocato? No, il segno l'ho messo dopo la trappola come premio. Ah, minchia. Ok. Minchia. Ma io ho paura che se... Beh, ti posso dire. È un ostacolo per i titubanti.
questa che casta, se non ti fermi o rallenti e basta, sei bella questa, ci piace, così, Soka. Oh, girls. Ok, perfetto, you have control, ora. Vedo l'invasore da sotto, ok. Sì, sì, che schizza un proiettile. Ce la puoi fare, l'importante è che cammini senza, cioè, non, magari non sprinti, ma ok. No, no, Dio! Per me io rimango qua. L'invasore deve fare la stessa cosa che ho fatto io. Ok. Ci penso io. Vieni qua, invasore. Vieni, passa di qua. Vieni, ti aspetto. Elion, affrontaci. Bella estetica, tra l'altro. Ispirata particolarmente a uno dei miei PG. Antipatico. Attento! Oh, ok. Oh! Gianni! Che sta facendo? Fermo, fermo! Che cosa sono tutte queste trappole? Basta! Ma che ne so io? Curati, curati! È una trappola infinita! Non si annulla, ma... Ok, fermati! Fammi fare un test un secondo. Sali sopra le scale, tocca la nebbia. Senza premere X, ok. Ah, vabbè, ok, hai premuto X. Ah, no, scusami. No, ma figurati, ma come cazzo funziona sta cosa? Ma perché i meccanismi di Sense Fortress oggi si azzerano? Avete visto che cosa è successo? Le frecce! Vabbè, ok, non importa. D'accordo. No, è trasparente. Ha lasciato qualcosa, vediamo un po'. Oh, resina dorata, simpatico. Oh, che cazzo! Ma perché continua? Ah, però ha funzionato anche contro l'invasore, che è appena morto. Sì, no, i due pulsanti lo capisco, ovviamente, ma si invertono? Uno l'alza l'altro all'infinito. Esultanza avanti. Ma chi mai ha fatto questa cosa? Miscredente. Madonna, che paura sta invasione. Madonna, che paura sta invasione. Esultanza avanti, ma che cazzo vuol dire? Non c'è niente qui. No, vabbè, perché in teoria se non lo uccidi a distanza puoi uccidere la naga. Ah, ma vaffanculo, no, ma è da perdenti. Allora, aspetta. Ah, ok, ho capito. Sono due pulsanti e si cagano a vicenda. Attenzione caduta, ti ringrazio, zii. Ok. Possiamo andare avanti, maestro, d'accordo? Altro che. Stiamo arrivando ad Orlondo. A quanto pare, perlomeno alla cima della torre. Che decisamente, se puoi notare, è molto lontana da Orlondo. Però a Orlondo ora è più vicina di prima. Hai ragione. Si vede però la chiesa di Orlondo. Ecco. Oh, che cazzo è? Chi è che fa casino? Cos'era? Cosa è? Sono vivo, ragazzi, io non so come sto continuando a non morire. Ok, hai deciso di venire qua, quindi. Oh, cosa sta tirando questa merda? Un drago? Sembrano bombe. Sì. Napalm. Allora, intanto lo stronzo di cazzo che tira la merda è lui. Sì, esatto. Plot armor inarrestabile. Non so se è un drago. Ah no, è uno stronzo che tira roba. Eccolo là, è lui. È signor coglione lì. Dove la sta tirando? Vabbè, andiamo a fargli il cazzo nel... E appena gli abbiamo fatto il cazzetto nel, esploriamo bene. Ok. Ma il cazzetto nel come glielo mettiamo? Bello in alto, eh. E allora aspetta, fammi. Tanto non penso che aggiusterà la mira così velocemente, no? E infatti. Intanto abbiamo preso il loot, poi ragioniamo. Ok. Vaffanculo al cazzo, dai.
Le scale dovrebbero essere sotto. Ok, ha appena tirato, ha tirato sotto. Quindi bella. Qui cosa c'è? C'è un tizio. C'è un tizio, ragazzi. C'è il Tower Knight. No, pensavo fosse un amico. È un cavaliere di Berenic. Come quello davanti alla guardiana. Già. Fa male, fa male. Che tizza. Basta, Estus, Francesco, basta. No backstab? Troppo grosso. Scudo. Oh, bevi la Estus, bastardo. È la tua fine. Ok. Aveva lo stesso simbolo comunque dell'ingresso della fortezza, la X. Lo scudo. Siamo belli in alto, eh. Siamo molto in alto. Guarda le mura del Borgo dei Non Morti, per esempio. Sì, sì. Però dove stiamo andando da qui? Forse stiamo arrivando con uno shortcuttino a... Vediamo. Gianni? Ah. Oh! Questo è un cavaliere. Sì. Agguerritissimo. Bravissimo. Mamma mia. Guardalo, guardalo. Aggressivo, infatti. Veloce. Uno stocco. Ha! Oh, il suo piccolo scudo. Ah. Sarà la... Oh, mi ha fatto il parry. Azz. Ok, ok, ok. Ma che cazzo, sono morto. Ah! È giusto, effettivamente, poter essere sconfitti da questa entità. È la salvato prima... con l'anello. Sì, non hai perso nulla, puoi livellare. Così ti senti più sicuro. Sì. Sì. Hai 78.000 anime. Fanculo. Praticamente hai l'inizio di Dark Souls per 5. Ok. Allora. Allora. Ora, ti direi. Comincia. Allora, se ti va di avere numeri puliti e belli, ti metti stamina a 30 e cominci necessariamente a tirar su. Ti devi accontentare per un po'. Intelligenza e fede. Perché da una parte ti sbloccherà la possibilità di castare incantesimi e miracoli, dall'altra ti porta durante, nel percorso utile a realizzare quel tuo sogno. Direi intelligenza. Sì, ma che metti dici? Pure 30 stamina se vuoi un bel numero pulito. Ah, ok, 30 stamina e poi 2 intelligenza, 1 intelligenza. 1 intelligenza, oppure 2 perché potrai utilizzare una delle tue anime. Usa un'anima. Esatto, ha voglia, ha voglia. Hai interi livelli, se vuoi, qua. Sì, sì, vabbè, però quelli li facciamo... Eh no, cazzo, 28. Ci sei, ci sei. Let's go. Top, okay. Livello 70. Siamo messi bene, eh. Ora non serve che io venga evocato. Per ora, cioè okay. Perlomeno fino alla salita, diciamo. Ma sono rimasto umano, tra l'altro. Ah sì, perché hai utilizzato un anello della salvezza. Bello. Mi sento di averlo usato in un posto giusto. Lo meritava questo posto, l'anello. È veramente difficile questa fortezza, ma continuo a dirvi che non c'è nulla come le catacombe. No, 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 la fortezza la fortezza è difficile a livello meccanico quando non la conosci e quando non sai qualche piccolo trucchetto di movimento che ti permette di superarla facilmente. Le catacombe non esiste il paragone, no, no. Che ridere. Sto per morire. Oh no. Vabbè, li sto sottovalutando, eh. Cioè, però... sto facendo proprio il cazzone perché tanto ho 1000 anime, però. Vai. Ormai hai livellato, ti senti salvo. Capito. Sì,
sì, è un bel incubo la fortezza. Uff. Bella. Okay. Nice. Let's go. Tum 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 tum. Esatto. Esatto. Esattamente. Tu lo sai che, non so se l'hai mai sentita, ma c'è la versione con le risate di Tidus. No. Ok. Non so. Non so, hai visto cosa è successo? No, non ho visto. Mi ha salvato lui colpendomi con la... Grande! Eroe. Comunque no, non la conoscevo questa cosa. No, intanto qui fa il giro del mondo sta cazzo di pallina. Nice. Let's go. Ok, sì, bravo, bravissimo. Esatto. Bravo. Sbiriridi. No. E? Ok. Da Chad. Da real Chad. Dai, va bene. Quasi mi ritengo soddisfatto. Ci sei, infatti. Tiriri. Let's go. Grande. Ormai vedi, cominci a ballare in Sand Fortress. Sì. Parco giochi. Parco giochi. Bravissimo. Piano piano lo sarà sempre di più. Ma serve fare quel tizio, non penso, dai. No, quel tizio no. Ok. Oh. Invece serve. È arrivato fino a qua. Beh, sì, no, ti aggra, però puoi outrunnarlo, diciamo. Dai, ucciso da sto coglione, no. Tento! Okay. Mamma mia. Bravo, ok. Ok. Stai andando benissimo. Va bene. Dai, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, let's go. Abbiamo fatto. È arrivato Sekiro, è arrivato. Bravissimo. No! Oh! Cosa ti ha colpito? Cos'è stato? Cosa ti ha spinto giù? Mi ha colpito la merda. Va bene. Mi sa che mi devo fermare nel mezzo, come ho detto prima, tra la seconda e la terza. Sì, tra la seconda e la terza. Ah sì, è vero, sì. Perché tu la prima volta l'hai superata in maniera... Correndo. Religiosa, praticamente. È stato il tocco... Pensavo che forse la parte la... Fatto, cioè, come fatto prima fosse legit, invece probabilmente... No, è legit, però è pazzo, ecco. Cioè, non è proprio... No, ci sei riuscito, non è legit, mettiamola così. Okay, lo okay. È, si può, però... Ma Dio Cristo! Sono vivo. Ok. Ora mi ammazzano loro. Oh, è arrivato uno effettivamente qua, aspetta. Ce n'è uno dietro, si è buttato. No! Ma che cazzo è? Ma da dove arrivano questi? Ma che cazzo era? Maestro, cosa cazzo è successo? Io... È successo la Sense Experience. Questa è la Sense Experience. Okay. Sì, non ti preoccupare, fa parte... Mi umanizzo, però. No. No? Non serve... Guarda... non serve che io sia con te nella parte bassa, perché ormai l'abbiamo condivisa. E è vero, puoi finire incastrato in maniera infame, però
È un po' sfortuna e fretta, non preoccuparti, nel senso... In realtà hai tutto molto più sotto controllo di quanto pensi. Va bene. È che ora è la voglia di arrivare lì fuori. Lo dove so, lo sapeva anche, lo sapeva anche Lord Gwyn. Cioè io voglio... Ma che cazzo? Ma chi è lui? Ah, sono quelli all'inizio? Sì, sono quelli all'inizio. Vabbè, gli facciamo un bel culo. Che classe. Dai. Easy. Ok. Porca troia. Speravo che mi proteggesse qui la cazzo merda di cosa, invece no. La? Oh, guarda che è la ghigliottina. Ah, invece non è tornata indietro in tempo. Il famoso... Ma il guarda famoso... che quello mi sta fottendo più di tutto il resto, perché sì, ancora sì, non ho capito bene come riuscire a evitarla. Quella perché non è fissa, non è costante, dipende anche da quale momento del pattern raggiungi. Sì. Quindi ti capisco. Hai capito? Tantissimo. Dipende tutto dal cazzo di pattern dello stronzo. Esatto, esatto. E quindi in una corsa continua magari devi aspettare. No, aspetta, mi fermo un secondo. Capito? Esatto, esatto, è così, è così. Lo vedo il tizio dietro, ma per ora lo ignoro. Ecco, anche perché lo ammazza direttamente. Ah, vaffanculo. Ok. Con lo scudo alzato purtroppo mi dà comunque knockback quella merda. Sì, un pochino. Sì. Vediamo sì, un sì, po' quanto. Facciamo una prova. Sì. No, mi dà comunque knockback. Quel poco che basta per romperti le scatole. Ok, bella. Tipo, l'equilibrio di questa cosa è zero. Sì, più o meno. Dove sarà la palla? Non okay, sembra lì. Ora ci sta il freccia. Freccia rossa. Ora Franco. Grande Francone. Wow. Ok, ti piace fare Chadonia qui, che è giustamente il percorso dei coraggiosi. Let's go. Bravo. Pulito, limpido. Si è ingrandito il pene. Si è ingrandito il pene, raga, si è ingrandito il pene. Ci siamo, ci siamo. Ora qui si corre come dei chads. Ok. Bella. Si chadda un altro po'. Si chadda un altro po'. Dai, dai, dai. Adesso si chadda qui. Nice. È una chadderia, è una chadderia, è una chadderia. Io e te dovremmo aprire un locale un giorno, quando saremo vecchi e stanchi. La chadderia. Esatto, da cui faremo co-stream. Esatto, esatto. La chadderia. Eccoci qua, un po' di chaddanza. Eccoci qua, un po' di chaddanza. Oh, scambio di colpi, ma hai vinto tu. Un po' di chaddanza. Un po' di chaddanza. Let's go. Ok, ora. Ora. Senza sprint anche. L'importante è che non passeggi, ma trotti, esatto. Devi metterti devo andare in mezzo nello spazio tra il secondo e il terzo, come volevo fare all'inizio. Dipende anche, il trottare dipende anche da quanto sei vicino alle ghigliottine, quindi se senti bisogno di sprintare, esatto, bravo. Fatto. Posto a posto. Yeah! Cioè, è che all'inizio pensavo che andasse fatto nel modo in cui l'ho fatto la prima volta, ma non è così. Ora okay, ho capito. Ora, sai che all'esterno c'è l'incubo della morte, le bombe, l'inferno, puoi anche guardarti bravo, un po' più intorno. No, non avevo visto questo cazzo di posto.
Esatto, esatto. Dimmi che c'è un falò, ti prego. Oh mio Dio. Chissà. Ancora ci... voi. Guardiane morte non ne hai trovate. Se vuoi cercare un falò devi tenere davvero gli occhi aperti e un po'... Ho paura che mi perri qualunque cosa come adesso. Come direbbe la sigla di Street Fighter, andando fra cielo e terra. Allora, okay. Vabbè, allora, secondo me o c'è da superare per il falò quel cazzo di coso o non è così. Se non è così si gode. Qui c'è un nemico perché l'ho visto prima targettandolo. Eccolo qua. Vai. Non mi riesce mica di parriare sta gente però. È un problema. Quell'altro come cazzo lo uccido poi? Vabbè. Eccolo. Mi sa che non c'è un cazzo amici del grande wrestling. Questo qui no. Bella che droppi. Qui? No, eh. Niente. E tu esplora per bene tutto. Aspetta, aspetta. Oh no. Okay, it began. Okay. Anello della pietra della fiamma. Cos'è? Aumenta la difesa contro il fuoco. Beh, cazzo, mettiamolo subito. Così non abbiamo il cazzo di madonna di botte. E? No. Bravo, mi piace, stai esplorando nel modo corretto. Ti posso dire questo, non demordere nella cura. No, no, certo. Qui dove cazzo è? Dove sono venuto? Sì. Io sono venuto da qua. Prima sono stato attratto da questa scala, ma non avevo visto che qui indietro c'era roba. E qui indietro però non c'è altro. Bravo, bravo. Ragazzi, faccio un'ultima va... Oh, però c'è un loot lì. Come si raggiunge quel loot? Come raggiungo quel loot? Buttandomi da sopra? No. No rollatina vet. No rollatina vet, esatto. No rollatina vet. Ma come cazzo? Ma ci deve essere un modo, per forza. Dio Cristo. Vabbè, ora mi fa molto meno male. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Lì c'è una scala che scende. È bella, è quella che ho preso all'inizio, no? Io ti sto osservando. Sì, sì, sì. Tu effettivamente lì non puoi raggiungerlo dal basso, evidentemente. Eh no. Qualcosa che mi sfugge, raga. C'è qualcosa che mi sfugge perché lì sopra c'è una cazzo merda di... c'è un cadavere con un loot, ma io non posso prenderlo da qui. Non sembrano esserci muri invisibili. Non so se ci sono messaggi giù di giocatori che possono guidarmi, ma non credo. E non è dal basso. Guarda, voglio fare per questo drop, penso che sia molto bello fare un gioco. Guarda, allora tu sei, fermati un momento. Immobile. Guarda il mio schermo anche non full. Ok. La scala che hai appena salito è quella che io vedo dal basso. Quindi c'è un modo per salire in alto e buttarsi, forse. E il drop che tu stai cercando è sotto di me. Quindi è vero. Quindi devo... Dal basso non puoi... Ma però non pensare troppo tanto a quel drop quanto a appunto esplorare con cura, ma anche se magari puoi uccidere il gigante. Oh, 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 si gode, 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 bravo, si gode, bravo, si gode, mamma mia, il godimento è massimo, falò appena nato da poche ore, ottimo, ottimo, si gode, però... Sai che io ho un brutto presentimento a riguardo, perché il falò è... No. Potrebbe essere, visto che sono le 8... Alla fine? Eh sì. Eh sì.
Sai che potrebbe... A meno che... vediamo. In realtà ci sarebbe allora, un finale... Allora, io alle 9:30 devo fare un'altra live. Ci sarebbe un quindi finale migliore. Tu. Allora ascoltami. Ti ricordi quando mi hai chiesto se c'era ancora qualcosa da fare e ti ho, fatto... e ti ho detto di sì? Sì. Diventa umano. Facciamo. Non sei diventato umano. Non sei ancora umano. Ah no, ok. Io ho in mente un finale per questa live e penso che sarebbe uno dei finali più belli di Twitch. Specialmente visto che ci sei, visto che sei blind, sei qui con me insieme. Quindi, allora, intanto torno di fidati, sopra, ok? Esatto, e ovviamente, tornando su, vendicati di quel guerriero giusto. Ah, certo, oh, pezzo di cazzo. Però prima devo trovare come prendere il loot. Let's go. Aha. Ok. E lì? E lì? E dappertutto tipo? C'è roba ovunque. C'è roba ovunque, infatti io ti consiglio vai dallo stoccatore e poi andiamo lì. Insieme. No, maestro, non posso. Oh, non resisti! Grande! Va bene, allora affetto infinito. Sono d'accordo con te. Se devo capire cosa c'è qui. Esatto. Surprise, surprise. Ottimo, ottimo. E allora a questo punto, se sei così esploratore, ci sta. Altro che se ci sta. Quindi lui è vivo. Sì. Sì, sì, penso di potercela fare. Parlaci, parlaci, guarda okay. Che vende. Allora, vende bombe oscure. Titanite grande vende. Lui vende lo scudo di Balder, quindi è un cavaliere di Balder. Esatto. E vende anche l'elmo dell'amico Fritz Kung Fu Panda. Elmo dalla forma caratteristica indossato dai cavalieri di Katarina. Fuori da Katarina viene spesso deriso per la sua forma cipolla, creando disagio agli orgogliosi cavalieri, ma il disegno ricurvo e l'abile forgiatura lo rendono un ottimo strumento per le parate. Ok, sì, quindi è tutto cipolloso e loro vengono... Poverini, sono presi per il culo. E lo scudo di Balder che ci dice? Scudo dei cavalieri dell'antico regno di Balder. Balder era la patria del re cavaliere Rendal, ma il regno venne ridotto in rovina dopo un nutrito picco. Ecco. Pare una malattia così. Beh, è una malattia. I non morti. Sì, sì. Cioè, la maledizione, se ti colpisce, è un po'. Praticamente come la peste. Scudo grande di metallo usato dal cavaliere Berenike. Chi è Berenike? Lui? Berenike no. È il. È il popolo dei cavalieri grossi. Cazzosi. Quelli grossi di prima. Sì. Ok. Gli scudi grandi sono molto stabili, tuttavia non è possibile parare il colpo con lo scudo. Ok. Spada possente mi pare di averla già vista, ma controlliamo. Poche persone hanno i requisiti per brandire questa pesantissima ammazzamostri. È l'arma preferita dei cavalieri di Berenike, noti per la loro pesante armatura, è da Tarkas Ferronero. Quindi Tarkas Ferronero è uno dei più famosi cavalieri di Berenike. Di Berenik, esatto. Berenik, ok. Parla. Non c'è niente da dire, fine della storia, cosa? Insomma, quindi neanche... ho ragione. I re cercavano di arrivare ad Anor'londo. Ci hanno provato per secoli e forse gli spettri oscuri sono stati un ultimo tentativo disperato? E non solo, lui ti dice che questi eroi giganteschi hanno fallito per oltre un secolo a raggiungere Anor'londo, anche perché lui praticamente, ti posso dare un trivia interessante, come sì? NPC si chiama Crestfallen Merchant, nel senso che lui è un cavaliere, ma è un Crestfallen anche lui, perché ha fallito. E quindi dice a tutti gli altri di fallire insieme a lui.
Prego, prego, scusami. No, lui ha visto fallire tutti, non ce l'ha fatta neanche lui, e quindi ti quasi spinge a non provare, perché secondo lui è inutile e non vuole neanche vedere qualcuno succedere in qualche modo. Ci ha però provato perfino Logan, sì. E quindi mi fa venire in mente che tutti ci abbiano provato. Ci deve essere allora anche un cavaliere di Artorias che ci ha provato, e magari l'ultimo arrivato era quello che ci ha liberato nel rifugio dei non morti, l'altro che stava provando Astora, ad arrivare, dici? Al mondo. No? Cavaliere di... e quindi uno per, come dire, un eroe scelto per fazione, un po' come in Breath of the Wild degli eroi dei colossi, no? Sì. Quasi come se ognuno avesse il proprio campione che cerca di arrivare ad Anor'Londo, in qualche modo. È no? Interessante, certo. Allora. Dove... Ah, qui c'è una scala. Oh sì. Super Demon Souls questa scala, tra l'altro. Sembra boletaria. Scusate ragazzi, ho detto Artorias, volevo dire Astora. Sì, sì, no, tranquillo, ho già corretto io, non ti preoccupare, non... Dove cazzo porta sto posto? Stai scendendo parecchio. Ok. Porta dinanzi alla chiave di cui si parlava prima. Ah, la chiave di Logan. La chiave della gabbia, ma tu pensa. Però ti posso dire, qui in forma di Virgilio serve, non solo per Logan, ok? Logan. Nelle gabbie che abbiamo visto non c'era niente, quindi c'era una gabbia. No, fino ad ora solo un'altra Logan. Parte. Leggine pure la descrizione, se vuoi. Certo, assolutamente. Chiave per aprire la gabbia sospesa nella fortezza di Sen. Se uno sventurato avventuriero fallirà il suo assalto alla fortezza, gli uomini serpente non lo uccideranno, ma lo rinchiuderanno in una gabbia isolata. Col tempo trascineranno la vittima chissà dove, a meno che non se la dimentichino. Quindi vengono svuotati progressivamente. Dunque, Logan ha provato a compiere, diciamo, il miracolo. Ha perso, è stato catturato. Sì. Ma per qualche motivo, allora, forse i maghi di Vinheim vogliono ucciderlo per non avere quest'onta? Cioè, chissà. Quasi in forma di onore, no? Ci hanno... può essere. Rinchiuso Gran Cappello lì. E allora lo ammazziamo, così è come se non fossimo mai stati... diciamo che dire... effettivamente Logan è uno di quelli che non è stato neanche portato via, evidentemente. Non ancora, almeno. Tu l'hai liberato prima. Sì, tra l'altro diceva persino Logan, quindi Logan è un tosto. Sì, sì, sì. Altro che. È un invasore, ti ha lasciato un dono lì. Grazie, invasore. Oh, cazzo, non è andata bene come prima. In meglio, qualche modo sono vivo. Hai ottenuto il drop. Il loot. Balestra di precisione. Quanto dura? Aspetta, che è una situazione un po' particolare. Vai, dici tutto. Scusate, Chiara ha finito il montaggio. Cioè, ha finito il montaggio. No. Buongiorno. Hai finito la pulizia? Ok. 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 Ok ragazzi, il video di domani penso che durerà 1 ora e un quarto all'incirca. Ciao Isbeck, cosa vogliamo fare? Allora io intanto, se me lo permetti, evoco il mio maestro, poi vediamo. Vogliamo lottare? Ah vabbè, qui c'è proprio della chattanza estrema. La bevuta. Vai vai, lottiamo. Ah, la mia intuizione non era sbagliata. Oh, mazza, quanti HP. Bello! Il tuo primo parry online, bravo! Hai colto perfettamente il consiglio del mezzo secondo prima, complimenti! No! Hai saltato! C'ero vicino! Nice! Bravo. Oh, la combo che ha sconfitto, ma è stato un bel fight. È stato un bel fight. Non ci ho creduto fino in fondo. Stavo vincendo questa battaglia e non ci ho creduto fino in fondo. Però è stata una bella battaglia. Bravo, bella fight. Complimenti.
E questo allora... fa ah, diventa umano. Umano. Giusto. Vabbè, tanto non ci vuole niente a tornare là. No, infatti ci sei. Sì, sono 20 metri. Sono morto 179 volte in questo gioco. Bella. Forse il drop dell'invasore non ci sarà più, ma non so. Vabbè. È lui che ti ha ucciso tanto, quindi. Ok, eccoci. Perfection. Sì, aveva davvero tanti HP comunque. Esatto, sono morto 178 volte in più di Kingdom Hearts 3. Tu l'hai giocato Kingdom Hearts 3? Non ancora. Ok. Ma sono stato invaso da un altro giocatore. Ah, bella. Evocato. Ah, evocato, what the fuck? Sì, no, no, vabbè. Dove cazzo sono finito? Nel posto giusto. Ah, okay, c'era giusto. Giusto. Ah, ma leggo in chat, quindi c'è un bon ton reale sul fatto che anche l'invasore non deve curarsi? Sì, però... Ok. Sì. Va bene. Cioè, pensavo fosse un meme, invece è vero. No, è verissimo. Ah, ok. Porca troia. Let's go. Io devo parare e poi colpire. Perché è matematico, non può parriare mentre è in stun. Cioè, in realtà è un merdone sto tizio. Oh. Sconfitto. È un vero merdone. Stocco di Ricard, attenzione. Leggiamolo. Sì. Uno stocco con intricate decorazioni, arma preferita del malfamato principe non morto Minchia, era un principe. Le gesta di Ricard sono narrate in un unico racconto. Nato nella nobiltà, vagò per le terre in uno sventurato viaggio. Divenne non morto e scomparve a nord. Quindi probabilmente lui è morto qui. Probabilmente, esatto. Ma guarda quanti che hanno cercato di arrivare a Norlondo. Quanti principi, quanti re. Capito. Pensa quanto era importante. Quindi è come se si divenisse... Cioè, una volta divenuti principi o re, ok? Bisogna arrivare a Norlondo per qualche motivo. È quasi a farsi una incoronare, di richiesta di udienza, sì. A succedere a Gwyn, visto che forse il serpente dice la stessa cosa, no? Erano tutti ipotetici chosen undead, come te. Solo che tu ci stai effettivamente riuscendo. Non sì. Te mordi. Esatto, questa è una cosa importante che hai notato. Due scrigne. Ok, due scrigne. Benedizione divina? Ah, ci stiamo avvicinando verso l'alto, eh? Oh, un altro anello, buono. Attenzione. Allora, benedizione divina. Intanto tolgo l'anello del cazzo in culo, un attimo solo. Non penso mi serva più proteggermi dal fuoco. E benedizione divina. Vediamo cos'è benedizione divina. Era sopra. Oh, shite. Benedizione divina, dov'è? Eccolo qua. Oh, buono. Mamma mia. Attenzione. Acqua santa della dea Guinevere. Un'altra. E il suo nome comincia con Gwyn. No, ma allora Gwyn è un nome proprio di Dio. Cioè, non, che cazzo? Gwyn, Guinevere, Gwendolyn. Allora, era veramente megalomane Gwyn. Leggi la descrizione, completala. La dea del sole, Guinevere, figlia del grande lord delle anime, Gwyn, quindi un'altra figlia. È amata da tutti e considerata il simbolo di abbondanza e fertilità. Quindi Soler... non si può dire quella parola. Vabbè. Soler simpatizza per Guinevere. Potrebbe. Quindi Guinevere è la dea del sole, mentre Gwyndolin è il sole oscuro, quindi sono sorelle opposte.
E poi c'è pure il fratello, sì, ricordiamocelo, del, esatto, medaglione. Minchia, che megalomane di merda, Gwyn. Molto Lord zeusiano. Delle anime, comunque. Lord delle anime. Lord delle anime. Favolo. Perché lui è il Lord del Sole, ma evidentemente aveva anche il controllo di questo strapotere che era l'anima che ha trovato nel fuoco. E sua figlia è Guinevere insieme a Gwendolyn nell'italiano, ma Gwendolyn correttamente. E ti faccio una domanda, no? Mm-hmm. Noi viviamo in un mondo, tendenzialmente, che è fatto di vasi comunicanti. Ah, sì. Aspetta, spiego bene cosa voglio dire. Io uccido te, fotto le tue anime. Mm-hmm. Quelle anime verranno fottute da qualcun altro, ok? Capisco. Si accumulano e si spendono. Ma non è che queste anime sono in realtà quelle originariamente messe in circolo dai Lord? Quali? Tutte. Ok. Spezzettano, allora, piano piano nei tizi che poi hanno ucciso Caio, ma sono morti da Sempronio, hanno speso le anime. Quello che posso dirti, capito? È you're onto something. Ma, cioè io mi immagino Lord Gwyn che arriva davanti al fuoco, pim, hai ottenuto 1 miliardo di anime, bella poggers, vado a livellare al 1000. Poi però è successo qualcosa e queste anime sono state divise tra, boom, 8 di gente, tra cui me. Diciamo, capito? Che quello che dici tornerà come concept. Vedrai, okay, che hai toccato una superficie scottante. Ok. E tra l'altro ancora non sappiamo chi cazzo sia il primogenito di Lord Gwyn, ma il bastardo non ce lo stanno nominando apposta, perché invece no, perché con tutti gli altri non hanno problemi a far nomi. Con lui, esatto, con il primogenito di Lord Gwyn. Esatto. E il primogenito è importante. Cazzo, in teoria è il più importante di tutti, in qualunque monarchia. Hai capito? Figuriamoci però una non così. Ci stanno dicendo, non ci stanno dicendo chi è. Infatti. Ho trovato altro nell'altra cosa? Cosa ho trovato? No, solo l'anello del sacrificio. Un anello? Ah, sì, giusto, quello di Vecca. Sì, giusto. Ok, e quindi devo scendere adesso. Eh sì, qua hai fatto. Qui ho fatto. Ottimo. Quindi non c'era nulla. A parte questa, cioè nulla, il cazzo. Qui no, c'era Rickard, esatto, c'è un oggetto che evidentemente, ecco il mio segno, viene da Anor'Londo. Cioè è la prima volta che trovi un oggetto di Anor'Londo. È già la benedizione evidentemente, tra l'altro, di una divinità che non c'è più, Anor'Londo, quindi che è morta. Esatto. A sto punto, avendo esplorato quasi morta, tutta l'Ordan, comunque non direi c'è più. Che non è che sono andati da un'altra parte, sono morti. Può essere. Dove cazzo eccoci sono? Qua. Oddio, potrebbero essere dove si trova il regno, cioè il rifugio dei non morti. Ah, non sappiamo anche che essere, posto è, però quello. Chissà qual è anche il motivo per il quale. Beh, potrebbe anche essere quello che dicevi tu, nel senso hanno cercato di scappare da qualcosa e poi quando anche Anor'Londo era insicura, hanno deciso di allontanarsi anche da lì. Questo è l'anime di oggi. Hanno deciso di esatto. Oh, il fuoco. Okay. Dai, che ci siamo. Allora, vai, decidi tu. Ora dall'altra parte. Esatto. A meno che non ci possa cadere anche dal tizio, ma non credo. Si può, se vuoi, non è importante, ma se vuoi vendicarti lo puoi fare. No, voglio ammazzare sto tizio che spara a merda. Ok, saggia decisione, in realtà. Smart. E qui c'è Giulio Panfili, vieni qua. Eccoci qua. Ok. Giannino. Ho visto che c'è anche una strada dall'altra parte, ma voglio vedere prima cosa c'è qui. Un bel vicolo cieco. Parete illusoria avanti. Maledetti bugiardi. Ma non è vero, dai. Infatti non lo è. Ma no. Ma guarda, no, che figata qua il paesaggio. Goditi il paesaggio e non cercare una parete illusoria perché ti hanno ingannato. Maestro, sono stato ingannato. Mentiroso, esatto. Dei gargoyle. Sì, esatto, di nuovo. Maestro, quanto sono cattivi. Infidi.
che danno speranza. Pezzi allora, di cazzo, oserei dire. Esploriamo un po'. Da qui sei arrivato. Sì? Ah, da qui sono arrivato. Fuck. Un attimo, non voglio credere che non ci sia un cazzo qua. Scusami. No, è giusto. Insisti. Solo che effettivamente stavolta non c'è un cazzo. No. Questi sono perentori. Non c'è una parete illusoria, non mi stai mettendo alla prova. Non c'è. No, ti dirò, questo è molto strano perché è proprio un corridoietto inutile, ma è per il paesaggio, per il level design, diciamo. E per il meme. Anche. Qui ti direi, sì, dai un'occhiata in giro. Ci sono... Cioè, non dico qua, intendo dire più avanti. Da qui in poi, dai un'occhiata in giro. Allora, intanto c'erano le gabbie da aprire. Ah, leggi messaggio. Hai bisogno di chiave. Ah, bella poca. Attenzione. Allora forse è questa la gabbia. Può essere, vediamo. Aspetta. Un po', forse. Ma non c'è un cazzo dentro. Wow, it's fucking nothing. Boh. Aspetta un po'. Che succede qui? Ah! Maestro. Allora. Che insegnamento. Aspetta che salgo, Dai un'occhiata a questo incantesimo e godi. Vado. Oh, rapida. Oh. Ah, è uno shortcutone. È totale. È uno shortcutone. Si gode. Ti riporta all'inizio di Sands Fortress. Vabbè, bella, buonissimo. Così altro non dovremo mai più fare quell'incubo. Esatto. Grazie maestro, non mi sarei mai buttato dentro sto cazzo, perché avrei avuto paura di cadere. No, ma perché? Cioè, comunque alla fine l'avevi già sbloccato. Ok, andiamo avanti. Ok, qui bisogna corrersela. Non male. Ottima lettura. Tra l'altro con tutto il bruciore sulla pietra che fa capire che là è dove colpisce. Già. Oh, c'è un boss lì? Qui c'è una nebbia grossa, una scala. E un'altra stanza. E un'altra stanza. Vediamo. Andiamo con ordine. Ok, come vuoi. Nebbia. Subito nebbia senza esplorare? No, va bene. Oh. A Tarkas! Oh, il cavaliere di Invernic! Qui era ancora qui a fare la prova. Bravissimo! Ci sei! Sì, sto capendo il Dark Souls, Yes! Mi sta entrando nelle palle. Dai, Tarkas, in questa versione della timeline ci riusciremo, insieme. Andiamo. E qui sopra? Non è che per caso... Magari c'è anche qualcun altro. C'è il tuo desiderio? Ragazzi, non so come cazzo ho fatto a doggiarlo, ma non mi ha preso. Fottiti, coglione. Ah, grazie maestro, non sapevo di questa cosa. Molto interessante. Cosa c'è davanti a noi? Che cosa? Lui tirava i vasi, è quello che tirava. Sì. Ma lui. Che cazzo? Ti ricordi? È il boss, è l'arena. Ti ricordi che in nome di quello che è fondamentalmente il meccanismo che ha fatto aprire la torre, quindi in altre parole parte della leggenda del non morto e del suo compito, la sua profezia e il rituale e cultura di Lordran, le due campane hanno risvegliato un gigante che ha aperto questo cancello? Giusto. Il gargoyle proteggevano la prima campana, quindi dei golem. E questa è la prova finale. Mi sa che quello non è un gargoyle, ma è un golem. L'ultima prova. Quindi in realtà Lordran è tutta una prova. È stata resa suona così. Suona le campane. È stata resa così, suona le campane. Cioè bravo. Il esatto. Game design del gioco si interseca con la lore. E vogliono che il gioco, che è una prova per il giocatore, sia anche una prova per il tuo personaggio. Assolutamente sì. Bene maestro. Facciamolo.
Let's go. Tarkas, avrai fallito forse per il Crestfallen, ma non per me. Noi crediamo in te. Aspetta, facciamo, mettiamoci in posa e facciamo uno screen per Bandai, aspetta. Oh, bravo, sì, mi piace. Così noi partecipano. Tre, così, esatto. Aspetta. Tarkas, non fare il merda. Tarkas, cammina. Fai un passo. Ok. Perfetto, aspetta. Ci stai invadendo qualcuno? Non importa. Ne vale la pena, aspetta. Ok, aspetta, mi avvicino anch'io. No! No! Aspetta, c'è attenzione, Nomura! Nomura, aspetta! Nomura, vieni a fare la foto! Nomura, vieni, foto! Vieni a fare la foto, Nomura! No! No, no! Che cazzo è vero! Tarkas! Non ci ammazzare Tarkas, eh! Mi sa che Nomura muore di Tarkas, eh! Mi sa che Nomura ha un problema. No. Tarkas, stai tranquillo, è con noi! Ecco! Ma gli sta facendo danno, perché io non ho l'HD attivo. No, fermo! Lascialo stare! Lascialo non stare! Lascia stare Tarkas! Bro, non ci ammazzare Tarkas. Aspetta, mettiamoci in posa. Ok, Tarkas si è spento. Va bene. Ok, mettiamoci in posa. Facciamo la foto. È perfetto. Tarkas, girati! Aspetta, così, così. Così, Tetsuya, così, così. La fai tu? Tetsuya, girati! Tarkas, stai buono! Tarkas, non cadere. Tarkas, stai buono. Tarkas, sta calmino. E la rolla. Ok. Bene. Finalmente si dava pace. No, è comunque lore. Vabbè, grazie Tarkas. Adesso possiamo farci Tarkas, la foto. Sì, che di nome originale Tarkus in inglese. Tarkus ha sconfitto Tetsuya Nomura. Perfetto. Ok, pronti. Cosa, oh, quale espressione vuoi che c'è? Vediamo un po'. L'abbraccione? Va bene, dai. Quindi 3. 3. 2. 1. 1. Bellissima, perfetto. Bella. Let's okay. go. Rimetti l'HUD. Aspetta, esatto, se no come cazzo fa. Sarebbe figo fare la no HUD per non vedere niente, però. Non è il momento in Blinder, anche no. Ne pensi? No. Ah, quindi ci sono le run no HUD. Ma ci sono le run, tu non hai idea, shield only, bow only. Ok. Lascia perdere quante ce ne sono. Quante ne ho fatte. Bellissime. Vai. Oh, oh. La sfida per Anor Londo a inizio. Golem di ferro. Un altro dei golem, quindi. Oh, fasci di energia. È un'arma importante la tua, amico golem. Ti onorerò. Dual wield. Ok. Sembra essere sbilanciato. Il povero golem non sta avendo un bel momento. Il povero golem, quando si evoca Tarkus, piglia certe sberle. Praticamente è un meme questo. Tarkus è talmente forte. Ma come ha fatto a perdere? Ha perso? O è quello che pensa il Crestfallen Merchant? Magari ha perso prima. Ragazzi, è stata una gangbang, non era una boss fight. E non solo. Quando l'hai fatto inciampare, poteva proprio cadere. Ah. Che cazzo è quella roba? E cos'è quella roba? L'anello della luce. L'anello della luce. Oh no, 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 non farti prendere, non farti prendere, Firenzo, no! Firenzo, hai combattuto ben di peggio. E perché loro sono senza scaglie? Sono golem senza scaglie loro. Mi hanno portato ad Anor Londo direttamente. Eccoci. Questo è il finale. Questa è Anor Londo. Ma è gigantesca. Ed è luminosa. È vicina al sole. Praticamente appena si è vista Anor Londo mi ha fatto re del Maseo. Tra l'altro. Grazie. E benvenuti ragazzi. E tu guarda che meraviglia. Questo è il miglior finale che si potesse sognare. Non farai un passo. Sei ad Anor Londo. I gargoyle senza pelle hanno riconosciuto in me un essere valoroso. Sì. Per visitare la città degli dèi.
Una città muta in questo momento, guardatela, è bagnata dal sole, ma è vuota? A quanto pare è stata abbandonata, ricordi? Di questo ne parleremo venerdì prossimo e parleremo tanto. Guarda che meraviglia, guarda questa luce che non hai mai visto all'Ordran fino ad ora. In Dark Souls questa è la prima volta che un sole caldo ti bacia al viso ed è molto importante. Ed ecco perché è il luogo degli dèi. Proseguiremo la prossima volta. E la prossima volta, adesso, comincerà con l'opening. Ok. Ora poi riguarderemo l'opening. Esatto, con questa info. Con tutto quello che hai visto fino ad ora. Let's go. Perché avverto che sia solo l'inizio? Perché hai colto esattamente il debunking di quello che fu un tuo presupposto, cioè una tua presunzione narrativa. La mia avventura e l'avventura di Firenze finirà da Norlondo. Così non è. Così stai decisamente iniziando non da Norlondo. Ci sei. Hai sbloccato Dark Souls. È questa l'inizio della storia nella quale Firenze diventerà Dio. Esatto. Perché non vorrà mai più abbandonare questo sole soffice e caldo. Vedrai, vedrai. Stupendo. Bellissima puntata. Sense Fortress completata al 100%. Invasioni interessanti. E infine la vittoria sul Golem e l'arrivo di Firenze da Norlondo. Beh, che mamma mia. Si gode. Si gode. Si gode. Maestro, chi ragazza grandiamo? Decido io oggi. Oh, decidi assolutamente tu. Vediamo un po' chi dovrà patire il potere immenso di boh, 1 miliardo di persone, perché sì, esatto. E ti ha appena redato anche il Masseo. Allora, esatto, siamo un altro che c'è anche, cioè non siamo solo in due a fare ragazza grandare. Ma accidenti, non c'è nessuno dei miei amici online. Allora. Ah, no, aspetta. Allora, ci sono i Power Pizza Podcast, che è il canale di Sio. Anche se non c'è Sio, raiderei loro. Va benissimo, certo. Okay. Vai. Power Pizza Podcast. Raid. Power Pizza Podcast. Io quindi, intanto, esatto, saluto ovviamente il maestro. Ti ricordo che la prossima volta dovremo leggere l'anima che è droppata. E insomma, magari controllare anche nell'inventario se c'è qualcosa che è rimasto in sospeso. Mi sa che anche l'anello del fuoco va letto. Va credo. Bene, perfetto. Insomma, lo vedremo. Benissimo. Va bene. Ci aggiorniamo. Maestro, grazie e alla prossima. Ci becchiamo venerdì. Yes! Ma purtroppo ci separano un po' di giorni, ma Norlondo arriverà. Esatto, avrai un po' di aspettativa. Let's go. Let's go. Bacetti. A presto. Ciao. Beh, ragazzi, non male, eh? Non male, ho 209.000 anime, tra l'altro. Ciao, El Fortezza. Che famo? Mi sta aiutando a trovare il falò? Fortezza, sei di una dolcezza infinita e probabilmente non sai neppure che io sono uno streamer. È bellissimo. O meglio, cioè, che sto streamando e che in questo momento sono anche streamer. Però sì, sono streamer. Ci sta, cioè in questi momenti ha invaso uno streamer, nonostante le mie strane nomenclature. Oppure mi sta prendendo per il culo e vuole che livelli, esatto. Mi vorrà anche dire che devo livellare, ma livelliamo. Ci salutiamo livellando, ok? Tarkus? Tarkus? Anche più bella del normale. Tarkus! È morto. Mi sa che è morto.
Marcos è morto. E no, non metterò... Cioè, se ho preso l'elmo e non l'ho mai indossato è perché non solo l'elmo non è per me, ma il set che mi ha donato Shion in maniera meravigliosa non lo metterò fino a un certo punto che so io qual è. So io qual è. Tizio, non è ancora il momento. Grazie del dono, non è ancora il momento. Ok. Allora, ringrazio i moderatori per il canale. Signori, è stato meraviglioso. Alla prossima. Ci aggiorniamo. Bellissimo episodio. Grazie a tutti del supporto. Sapete che durante queste dirette non posso ringraziarvi, non posso coccolarvi come verrebbe istintivo a entrambi, me e Francesco, ma siete stati un sogno. Grazie di cuore. Non vedo l'ora di rivederci. Varior Nox.